Allora, direi di cominciare, poi chi arriverà si unirà a noi. Intanto benvenuti, io sono Pierluigi Grimaldi di Overpress Media, la mia società si occupa di social media management e faccio parte anche di Mojo Italia, che è l'organizzazione appunto che organizza il Mojo Fest. Per questo corso dedicato ad Instagram con me ci saranno Francesca Milano, Social Media Editor del Sole 24 Ore, Alessio Sgherza, Social Media Editor di Repubblica, e Gio Russo, che è un social creator, live creator, e fa delle cose fantastiche, poi le vedremo insieme. Allora, io introduco, poi lascio la parola a loro per cose più specifiche. Ovviamente noi abbiamo pensato ad un programma che diciamo comincia un po' dalle basi, perché magari tra di voi c'è chi non conosce benissimo la piattaforma. Quindi mi scuso già da ora se ci saranno delle parti che vi annoieranno, diciamo. Come eravamo? Allora, un cenno rapidissimo. Instagram nasce nel 2010, quella è l'interfaccia originale della piattaforma, era possibile utilizzarla soltanto su iPhone ed era possibile soltanto pubblicare delle immagini quadrate come quelle che vedete lì. Poi, dopo qualche anno, Instagram è stata acquistata dal gruppo Facebook e dopo l'acquisto di Facebook ha introdotto tutta una serie di caratteristiche importanti, tra cui la possibilità di sponsorizzare, quindi di fare pubblicità. Che si poteva fare su Instagram all'inizio? Banalmente soltanto fotografare tramite il vostro smartphone e aggiungere questi filtri che vedete qua, che sono quelli che trovate tuttora all'interno dell'applicazione. Un dato che secondo me è interessante capire è la crescita della piattaforma. Siamo arrivati, questo è un dato di giugno 2018, a 1 miliardo di utenti, e come vedete è una crescita, diciamo, molto molto importante negli ultimi 3 anni. Qualche dato dall'Italia. Questi sono dati di We Are Social. Ci sono più o meno 19 milioni di utenti attivi su Instagram. E quindi sostanzialmente la utilizza in Italia circa un terzo della popolazione. La fascia di età, diciamo, che utilizza di più Instagram è quella che va dai 25 ai 35 anni. E qui poi c'è tutta una serie di ovviamente considerazioni che si dovrebbero fare quando si va a cercare un target, no? Perché se avete un target specifico, soprattutto in quella fascia di età, questo sicuramente è il social giusto per andarli ad aggredire. Perché scegliamo Instagram? Intanto per questa fascia d'età. Però una domanda che ci facciamo spesso, soprattutto che si fa spesso chi la utilizza in ambito giornalistico, è: perché utilizzare una piattaforma che non vi permette di mettere dei link? Perché voi sapete che nel feed di Instagram, no? Quindi nelle foto che pubblicate, non è possibile inserire link nativamente. Lo potete fare con dei trucchettini, tipo andare ad inserire il famoso link in bio, eh? E link in bio, cioè la possibilità di andare a dire nella caption, nella didascalia dell'immagine, guarda che il link che diciamo, relativo a questo contenuto lo puoi trovare nella mia bio, dentro le informazioni del mio profilo. Io non lo consiglio perché intanto è una call to action molto lunga, cioè chi vede la vostra foto deve capire che link in bio significa che c'è un link nella biografia, spostarsi da lì, andare nella biografia, aprire un link. Quindi è una call che secondo me è un po' troppo lunga. Poi c'è un altro motivo: quel link è unico, no? E se voi pubblicate un'altra foto 4 giorni dopo e andate a cambiare il link,
La foto precedente rimarrà nella didascalia link in bio. Se, qua, se un altro utente ci va sopra, dice ah, link in bio, va nel link e quel link non rimanda più a quel contenuto. Quindi è una pratica che io, diciamo, sconsiglio. Quindi il feed, le foto che pubblica, le foto e i video che pubblicate nel feed di Instagram, secondo me devono essere dei contenuti autoconclusivi, cioè devono chiudersi, devono chiudere la propria vita dentro Instagram. Discorso diverso per le storie, perché nelle storie è possibile introdurre un link, ma c'è un limite. Questo link lo possono introdurre soltanto i profili che hanno dai 10.000 follower in su. Quindi se non avete 10.000 follower nelle storie non potete mettere link cliccabili, no? Il famoso swipe up, per capirci. Ok? Però che possiamo fare nel feed di Instagram? Possiamo distribuire contenuti e chiaramente non portano questi contenuti traffico immediato alla nostra testata, no? Al nostro giornale, perché non c'è un link. Però possono servire per diffondere contributi, contenuti, notizie. Vedete, questo è un esempio di BBC News. Perché è anche uno strumento con il quale possiamo interagire con i lettori. Una cosa che, diciamo, i giornali italiani fanno poco, no? Quello che io chiamo social care, cioè parlare, dialogare con chi sta dall'altra parte. Instagram è uno strumento che permette questo e quindi è, secondo me, una caratteristica che andrebbe sfruttata. Poi, perché è il social che in questo momento in Italia, ma non solo, cresce di più. Come abbiamo visto prima, nel 2018 ha raggiunto 1 miliardo di utenti attivi. Quali sono le possibilità di pubblicazione di Instagram? Il feed, quindi quello che abbiamo visto prima, no? La possibilità di inserire foto e video, quello che voi scorrete facendo così. Poi ci sono le storie. Le storie sono un formato che Instagram, diciamo, va un po' a prendere da, un'altra piattaforma che si chiama Snapchat, le va un po' a mutuare. Oggi le storie le trovate anche su Facebook e sono quelle che vedete in alto. E la caratteristica, diciamo, se vogliamo, fisica, è che le scorrete facendo così, uno swipe da una parte all'altra e non come il feed in verticale. Fate uno swipe orizzontale per vedere le storie e non uno swipe orizzontale e verticale. Poi da qualche tempo Instagram ha introdotto anche questa nuova diciamo piattaforma che si chiama IGTV, Instagram TV. Instagram TV vi permette di caricare sulla piattaforma dei contenuti video più lunghi, perché le storie, ogni storia ha queste due caratteristiche: dura 15 secondi e rimane lì visibile per 24 ore, dopodiché scompare, mentre i contenuti che pubblicate nella Instagram TV sono sempre a disposizione. Quindi potete caricare dei video che possono essere verticali ma anche da un po' di tempo orizzontali, che non hanno una limitazione di tempo, quindi potete caricare anche dei contenuti di 5-6 minuti, per dirvi, e rimangono a disposizione. Una cosa interessante della Instagram TV è che è possibile linkarla alle storie. Quindi se voi pubblicate un pezzettino di un contenuto video nelle storie, potete andare a mettere il link alla Instagram TV, dove magari andate a pubblicare il contenuto più ampio. Ok, allora vi spiego come. Allora, quando pubblicate una storia, avete in alto dei tasti, poi magari ok, allora se ci attrezziamo un attimo per farlo vedere, lo facciamo in diretta. Prego.
Facciamo tutto noi, sì. Ci proviamo. Allora, vediamo se riusciamo a andare su con i potenti mezzi. Adesso dovrei dire delle cose, ma per intrattenervi, ma non mi viene niente di simpatico, starò zitto. Perfetto, grazie. Allora, mettiamo questo codice e potete rubarci tutti i soldi, appuntatelo, 6334. Ok, questo è uno smartphone, vedete Alessandro, non è il massimo della vita. Adesso, ok, abbiamo fatto una foto, no? Nelle storie. Adesso questo account, vedete qui in alto? Qui in alto ha una serie di possibilità. Qui potete aggiungere del testo, qui potete andare ad aggiungere degli elementi grafici, qui potete, vi si apre una interfaccia dove all'interno della quale trovate un po' di stickers, un po' di contenuti multimediali da aggiungere alla storia. Quindi potete mettere un logo, potete taggarvi, potete menzionare un altro utente che sta su Instagram, potete mettere un hashtag, potete andare ad inserire cosa? Sì, sono cliccabili ovviamente, potete andare a inserire della musica, orario, e poi ci sono una serie di elementi, adesso è scomparso tutto chiaramente, una serie di elementi come i sondaggi, le domande, e adesso poi vedremo probabilmente con Francesca e Alessio anche come questi queste possibilità qui hanno cambiato la vita di chi fa il social media editor all'interno di una testata giornalistica. Invece qui, vedete, trovate un link, la possibilità di mettere dei link. Allora, questo è un account che ha più di 10.000 follower. Quindi, in questo account voi avete tre possibilità. Avete la possibilità di andare a inserire un link web, la possibilità di andare a inserire, come vi dicevo prima, un video della Instagram TV. Ok? Vai. Da dove lo stai prendendo questo? Io ho iPhone, smartphone, Instagram. Però non è detto che tu vedi questo qui, perché solo se hai 10.000 follower puoi vedere questa roba qui. Ok? Allora, sì, no, no. Questa schermata la vedete tutti, ma questo link qui dentro, link web, è visibile soltanto se avete 10.000 follower, ok? Vedete, potete andare a linkare un video della Instagram TV, quindi voi avete caricato in precedenza un contenuto lungo su Instagram TV, se ci schiaccio un attimo, vale? Ok? E ve lo potete andare a scegliere, a selezionare. Chiaro? Ok. Lo seleziono. Allora, se non vedete queste opzioni, guardate qui. Se non vedete queste opzioni qui dentro, fai finire, scusa. No. Altro, niente. Se non vedete queste opzioni è perché o non avete i 10.000 follower, quindi non avete questa opzione qua. Chiaro? Se non vedete questa opzione qui, cioè di inserire il link per la Instagram TV, è perché non avete creato un account Instagram TV. Chiaro? Lo dovete andare a creare in precedenza. Trovate un pulsante sull'account in alto a destra, credo, ma poi cambia da sistema operativo a sistema operativo, e dovete prima crearvi un account Instagram TV. Quando avete creato un account Instagram TV, vedete anche la possibilità di inserire qui dentro un link. Link IGTV.
link web è per inserire un link verso il vostro sito internet o verso qualsiasi sito internet, ma è sbloccabile solo se avete dai 10.000 follower in su. È cliccabile. Il link web, quando fate una storia, fai annullare un attimo Ale, vi comparirà qui sotto, vi compare una freccetta qui sotto. Ok, dopo vediamo degli esempi, mi dicono dalla regia. Ok, andiamo avanti. Dimmi qual è il tuo dubbio e te lo risolvo. Le cose difficili le fai dire a me. No, in realtà puoi fare tante cose, come ti spiegava, anche se non hai 10.000 follower. Non puoi portare del traffico diretto al sito, per esempio, però puoi alimentare il tuo account in modo che i follower aumentino. I follower aumentano, poi magari ne parliamo dopo, perché anzi ne parlerai sicuramente tu, perché mentre le storie le vede chi ti segue già, quindi i tuoi 100 follower vedono le tue storie. Ma come fai a farli diventare 110? Fai i feed, fai le foto, e con l'uso degli hashtag giusti, non mettete hashtag a caso, questa è la mia grande battaglia, aumenti la possibilità di avere follower. Certo, 10.000 sono tanti, non è, però io dico sempre che qui è un lavoro. Certo, ci hanno detto all'inizio di questa discussione, divertitevi, è sicuramente un lavoro divertente, io mi diverto molto, ma è un lavoro, quindi è un impegno. Grazie Francesca. Ma IGTV puoi anche il link, c'hai anche 6.000. Sì, sì, basta creare il canale IGTV e poi e devi caricare almeno un contenuto, poi hai la possibilità di inserire il link di IGTV. Prego. Ok, quindi queste tre possibilità di caricamento dei contenuti: il feed, dove potete andare a pubblicare foto, video, e le storie e la IGTV. Perché utilizzare Instagram anche per un progetto giornalistico? Perché la forza dei visual, la forza delle immagini è importante, no? E le immagini attirano moltissimo l'attenzione, le immagini e i video. Quindi un buon motivo per utilizzare Instagram è perché la forza della piattaforma sta nei contenuti visivi. Adesso vi dico in breve, facciamo una panoramica dell'app, così se non la conoscete o se avete dei dubbi. La casina è la timeline. Cliccando su questo campo qui, voi potete vedere i contenuti degli account che seguite. Quindi quello che fate quotidianamente facendo così, lì su vedete i contenuti degli account che seguite. Ovviamente questi flussi, il flusso dei contenuti che voi vedete è un flusso che è deciso e stabilito da un algoritmo. Ciò che cosa significa? Che se io e Francesca seguiamo lo stesso numero di account identici e gli stessi account, lei avrà una timeline con dei contenuti, io avrò una timeline con altri contenuti. Ok? Quindi è un algoritmo che si prende la briga di selezionare per noi i contenuti all'interno degli account che seguiamo. Chiaro? Come stabilisce che contenuti farci vedere? Lo stabilisce con una serie di fattori. Se vogliamo, diciamo, banalizzare, se interagite spesso con una tipologia di contenuti, vedrete più contenuti di quel tipo. Se io ho una passione per le macchine fotografiche Leica e quindi interagirò con account che parlano di macchine fotografiche Leica tra quelli che seguo, ovviamente vedrò più immagini di quegli account. Chiaro? Il secondo tasto che avete a disposizione sull'applicazione è il tasto cerca.
Anche qui c'è un algoritmo che seleziona per voi contenuti. Solo che rispetto alla timeline, dove voi vedete soltanto i contenuti degli account che seguite, quindi avete schiacciato il tasto follow, grazie a quel tasto lì, voi potete scoprire altri contenuti da parte di account che non stavate seguendo, che però in qualche modo hanno a che fare con quelli che seguite già. Facciamo sempre l'esempio delle macchine fotografiche. Se io seguo l'account Leica, Leica Italia, nel tasto cerca io troverò altri contenuti che hanno a che fare con Leica prodotti da utenti che non seguo. Ok? Quindi il contenuto, l'algoritmo si impegna per farmi scoprire dei contenuti che potrebbero per me essere interessanti e che non sto seguendo. Non lo puoi fare da qua, perché qua nel tasto cerca hai soltanto gli account che non segui, devi tornare indietro, oppure se sai chi l'ha pubblicato lo cerchi e vai nella sua, diciamo, nel suo account e vai a guardare quel contenuto. Questa tab qui, il cuoricino, è la tab seguiti, cioè ci fornisce indicazioni sulle attività svolte dagli utenti che seguiamo, ok? Vedete? Seguiti. Quindi ti dice, che ne so, io sto seguendo l'account di Repubblica, mi dice Repubblica ha messo like a 8 post, ok? Una cosa importante, ovviamente non vi dice tutte le azioni svolte dagli account che seguite, ma fa una selezione. Quindi sì, e non è possibile ad esempio dire fammi vedere tutti i like che da 3 giorni Francesca ha messo agli account che segue, non è possibile farlo. L'algoritmo stabilisce una selezione delle persone che voi seguite e vi dice un po' delle attività che fanno queste persone su Instagram. Ma non tutto, vi dice quelle che secondo lui sono più pertinenti per voi, ma la cosa importante è che non vi dà la possibilità di andarvi a fare tra virgolette gli affari delle persone che seguite in maniera invasiva, totale, ecco. Mentre nel tab 2, questo qui che vedete qui, ci sono tutte le informazioni su quello che succede sul vostro profilo. Per esempio, quante persone hanno interagito con il vostro ultimo post, e lì vi dice, che ne so, Alessandro ha messo like all'ultimo post che io ho pubblicato. Ok? L'ultima tab che vediamo qui sopra è la tab che rimanda al vostro profilo. Dentro la tab del vostro profilo avete un po' di informazioni interessanti. Potete capire quanti post avete pubblicato, quanti follower avete e quanti profili state seguendo. Dopodiché, se il vostro profilo è un profilo business, qui avete una serie di tasti. I tasti sono chiama, invia email, indicazioni stradali. Da qualche tempo, qui vedete, potete accedere al canale Instagram TV, al vostro canale Instagram TV, e invece qui potete andare a salvare delle storie, ma magari questo lo vediamo dopo, se noi introduciamo un altro elemento. Una cosa che ci tengo, poi sicuramente Alessio e Francesca ve lo ribadiranno: il profilo è molto importante, le informazioni contenute dentro il profilo sono fondamentali per far capire agli utenti chi siete, cosa fate, di che cosa vi occupate. Guardate qui, l'immagine del profilo è chiara, no? Fa riferimento subito al Corriere della Sera perché c'è il logo. Caratteristiche, qui si occupano di news, video, immagini. Hanno messo anche un hashtag, cioè le vostre foto, se volete, le potete marchiare con l'hashtag Corriere della Sera. Seguiteci su, e hanno messo un link. Ecco, io l'unica cosa che eviterei è questo link che è un po' bruttino, no? Probabilmente avrei utilizzato un link
diciamo shortato o comunque questo è un link in bio, questo è un link in bio, però anche qui si può mettere short senza, diciamo, andare a dare tutto questo contenuto così brutto. Qui le storie in evidenza le hanno utilizzate per fare una roba, per fare dei collegamenti rapidi, no? Se voi cliccate su questa qui, corriere.it, vi si apre una storia di questo profilo all'interno della quale troverete uno swipe up che vi riporta all'home page di Corriere. Se cliccate su questa qui dove c'è scritto Facebook, troverete una storia che vuol dire non te la ritrovi. Tu parli, cioè non te la ritrovi sul Corriere o sul tuo account? Sul tuo account non te la ritrovi perché non l'hai impostato, non hai storie in evidenza. No, allora, tu stai parlando del tuo profilo, giusto? Ok, hai aggiunto storie in evidenza? Ecco, se hai aggiunto storie in evidenza le devi trovare qua, per forza. Ci dici com'è? Ok. Ma la storia in evidenza la fai tu, cioè questo qui, queste qui le hanno create loro. No, ma non è che ti deve comparire questa, queste le ha create il Corriere. Ok, allora vedete, il Corriere ha utilizzato le storie in evidenza per dare dei link, cioè dei collegamenti rapidi. In questo modo hai la possibilità di andare all'home page del Corriere, schiacciando qui hai la possibilità di andare alla pagina Facebook del Corriere, schiacciando qui hai la possibilità di andare all'account Twitter del Corriere. Chiaro? Dimmi. Sì, ci clicchi, ti compare una storia nella quale banalmente avranno messo facendo swipe up vai all'home page del Corriere. Esatto, cioè è un utilizzo creativo delle storie in evidenza. Ok, allora vi ho parlato prima dell'algoritmo, cerchiamo di capire come l'algoritmo seleziona i contenuti da farci vedere. Allora, intanto lavora per interesse, cioè stabilisce l'interesse per un post in grado in base all'indice di gradimento mostrato per contenuti simili in passato, cioè quello che vi ho detto prima. Se interagite spesso con un certo tipo di contenuti, l'algoritmo vi mostrerà contenuti simili anche tra gli account che già seguite. Poi l'algoritmo preferisce dare priorità ai contenuti nuovi rispetto ai contenuti vecchi, quindi se un account pubblica nuovi contenuti tenderà a mostrare all'utente i contenuti nuovi. Poi le interazioni, l'algoritmo tiene conto delle interazioni passate con l'utente che ha pubblicato un determinato contenuto. Che significa? Se voi andate a commentare o a mettere like oltre che vedere un contenuto, la tipologia di quel contenuto vi verrà riproposta in altri contenuti. No, giusto per questo stesso concetto vale anche per Facebook. L'algoritmo decide quello che vedete, quindi quando spesso si vedono quegli utenti che dicono ma chi se ne frega di queste notizie, non capiscono che semplicemente commentando sotto una notizia, faccio un esempio di Meghan Markle, vedranno più contenuti relativi a Meghan Markle. E quindi il concetto di funzionamento è lo stesso e spesso la gente lo ignora semplicemente. Ok, introduciamo un altro concetto. Che cos'è l'engagement? L'engagement è la capacità di un prodotto, di un marchio, di una persona di creare relazioni solide e durature con i propri utenti. Nel caso di Instagram, tecnicamente, l'engagement sono quelle azioni sociali
che si possono, diciamo, che un utente può fare su un contenuto. Quali sono? Commentare, lasciare un like alle foto o ai video e interagire con le storie. Quindi tutta, diciamo, la somma di queste azioni sociali è definita engagement, adesso per dirvela così. Allora, è un po' sbagliato dire che Facebook e Instagram hanno tolto i like. Non hanno tolto i like, hanno tolto la possibilità per gli utenti di vedere quanti like ha fatto un contenuto di un altro utente. Capito? Cioè, non è che li hanno tolti, solo che sono visibili soltanto ai proprietari dell'account. Cioè, se io pubblico una foto su Instagram, io saprò quante persone hanno messo like a quella foto. Tu che mi segui, no. Ma non è che hanno tolto i like. Allora, come facciamo? Vedi, prima parlavamo, no? Qualcuno di voi chiedeva come si fa a incrementare le interazioni sui post. Intanto interagire. Interagire è fondamentale. Soprattutto se avete account che sono, diciamo, abbastanza giovani e che non hanno tanto pubblico, interagite, commentate, rispondete, pubblicare post interessanti. Sembrerà una banalità, però non lo è. Cioè, cerchiamo di pubblicare contenuti che siano, diciamo, interessanti e di alta qualità anche nella definizione proprio tecnica dei contenuti, e poi magari questo lo vediamo meglio con Joe. Ovviamente usiamo anche il formato storie e soprattutto usiamo gli hashtag, ma usiamoli bene, senza mettere hashtag a caso o che o non hanno nulla a che fare con il vostro pubblico di riferimento. Instagram è anche business, ve l'ho detto prima, e queste sono le tab che trovate quando passate a un profilo business. Siccome questa è una domanda che mi sento fare spesso, la chiariamo subito. Come faccio ad avere un profilo business? Devo pagare? No, non dovete pagare assolutamente nulla. Basta che andate nelle impostazioni dell'account, su iPhone in alto a destra, e potete scegliere di passare da un profilo personale a un profilo business. Il profilo business, oltre ad attivarvi queste tre, diciamo, questi tre tasti rapidi con i quali potete farvi, diciamo, potete creare delle call to action per gli utenti che vi seguono, vi permette un'altra cosa: vi permette di avere degli insight, cioè delle statistiche, diciamo, abbastanza ampie dei contenuti che pubblicate. Ok? Da queste statistiche potete farvi un'idea di come sta andando quel contenuto. Eccole qua. Qui avete una serie di statistiche sia su quei tre tasti che avete visto prima, cioè ci dice, per esempio, abbiamo avuto 8 persone che hanno utilizzato nella settimana che va dal 5 gennaio all'11 gennaio il tasto email, che quindi ci hanno scritto un'email partendo da quel tasto che vi ho fatto vedere prima, e così via. E poi avete delle statistiche che vi permettono di capire quando il vostro pubblico sta maggiormente sulla piattaforma, la reach, cioè la portata a quante persone vengono mostrati i vostri contenuti e altro. Storie. Allora, rapidamente, tanto poi le vediamo con Alessio e Francesca. Le storie sono foto o video di breve durata. Ogni storia dura 15 secondi, ok? E queste, la caratteristica principale delle storie è che di norma scompaiono dopo 24 ore. Chiaro? Questo è un dato interessante perché ci dice che a gennaio, scusatemi, del 2019, questi sono
dati ufficiali di Instagram, 500 milioni di persone ogni giorno sono attive sulle storie, quindi è un formato che, diciamo, va, e quindi lo dovete sfruttare nella costruzione del vostro, chiamiamolo, calendario editoriale. Ma Francesca, quante storie bisogna fare durante la giornata? Vabbè, io, cioè, questa battuta me l'ero preparata, la dico adesso. Io normalmente le storie per il Sole 24 Ore le faccio quando vado in bagno, perché in redazione non ho mai tempo, e mi sono detto, mi sono fatto un conto, insomma, tutte le volte riesco a fare 10-15 storie al giorno. Quindi sapete anche, no? Okay. Alessio, vuoi aggiungere qualcosa su questo? No, il numero sì, più o meno penso che sia per un account grande come quello, che può essere un grande giornale. Sì, sulle 15 è un buon numero, diciamo, poi dipende l'utilizzo che se ne fa, l'obiettivo del canale, le variabili sono molte. Diciamo, noi ci eravamo dati per un periodo di farle circa una ogni ora, anche per distanziarle, più le breaking news. Ecco, una cosa secondo me sulla quale dovete porre attenzione è questa qui. Non ci può essere un numero esatto di storie, dipende molto dalla tipologia di account. Vi faccio un esempio: Repubblica o il Sole 24 Ore, che sono dei prodotti, diciamo, dei media, quindi informativi, possono avere una pubblicazione delle storie che è più importante. Un brand commerciale, se facesse lo stesso numero di storie che fa Repubblica o che fa il Sole 24 Ore, probabilmente potrebbe avere un effetto contrario, no? Perché l'utente si sentirebbe eccessivamente bombardato da informazioni pubblicitarie. Quindi dipende dalla tipologia di prodotto, no? Dalla tipologia di account, il numero di storie da fare. Ok, vi ho fatto vedere già prima live che cosa potete andare ad inserire dentro le storie. Potete andare a inserire dei quiz, potete andare a inserire delle domande, potete andare a inserire dei sondaggi come quello che vedete qui, e potete andare a inserire anche una chat, e tutto quello che succede sulle storie lo vedete in questo pannellino qui. Questo pannellino vi dice, in questo caso ci sta dicendo quante persone hanno votato questo sondaggio e come hanno risposto. Poi ci sta dicendo quante persone hanno visto la nostra storia, che è questo numerino qui. Ok? Ma le storie sono anche live, perché da un po' di tempo ormai è possibile utilizzare le storie anche per andare in diretta. Quindi voi potete utilizzare il formato storie in verticale per andare in diretta. La cosa interessante è che poi potete salvare il contenuto. Ovviamente le storie in diretta non hanno durata di 15 secondi, potete andare in diretta quanto tempo volete, e potete andare a salvare la storia in diretta, che sarà visibile sempre sul feed delle storie per 24 ore, come se fosse una storia normale. Ok? Da qualche tempo è anche possibile accettare persone tra quelle che vi stanno seguendo, che stanno seguendo la vostra storia in diretta, voi le potete portare dentro la vostra diretta. Quindi loro vi possono fare una richiesta di partecipazione alla storia, ok? E possono venire in diretta con voi. Questo è molto interessante, per esempio, è un formato che si potrebbe utilizzare per fare delle interviste, ad esempio. Vai. Sì. Ma quello è rimasto, cioè non è un po' come il concetto di live, o quello che vengono? No, sempre lo può vedere sempre il proprietario dell'account, non qualcun altro. Però io prima, se non aggiornato, no, no. Sempre 24 ore? Che cosa? Sempre le tutte le storie durano 24 ore, indipendentemente da che cosa tu ci vai a mettere dentro. Cioè, se ci vai a mettere dentro il contenuto sondaggio piuttosto che un altro contenuto, sempre 24 ore durano. Ok? No, credo che la domanda fosse se tu puoi vedere quelli che hanno votato solo per 24 ore. No, tu, proprietario dell'account, ti rimane lo storico di quello che hanno. Certo.
Sì. Però è visibile a tutti per 24 ore. Allora, qui vado molto rapidamente. Quando un post è di successo, quando per esempio ho ottenuto una reach, la reach è il numero delle persone che ha raggiunto, pazzesca, come in questo caso, questo è un account che ha di suo 40.000-45.000 follower, in questo caso ha coinvolto oltre 235.000 persone, il 94% di queste persone non ci stava seguendo, quindi vuol dire che questo contenuto, vedete qui, è stato molto proposto da Instagram nel tab esplora, nel cerca. Vi ricordate, prima vi ho fatto vedere il cerca? Quindi che cosa ha detto Instagram? Siccome le persone che stanno seguendo l'account Lega Dilettanti stanno, diciamo, mettendo molti like, stanno interagendo con questo contenuto, io lo mostro nel tab cerca alle persone che hanno interessi simili, ok? E quindi, come vedete qui, 70.000 diciamo, persone l'hanno visto dal tab esplora, ok? Ok, qui invece vi faccio un esempio di come a volte potete anche andare a scegliervi il tipo di reazione che volete dagli utenti. In questo caso, facendo una domanda, gioco a calcio perché, è ovvio che noi volevamo che gli utenti non mettessero tanto like, che poi comunque sono arrivati, ma rispondessero con un commento. E quindi siamo andati a costruire un contenuto che è anche, se vogliamo, banale, e non c'è niente di complicato, no? Qui è tutta idea, ecco perché molto spesso dico che gli strumenti sono utili, li impariamo, li conosciamo, però poi alla base ci deve essere una, diciamo, una voglia, una creatività di base, okay, per ottenere i risultati. Quindi qui siamo andati a stimolare gli utenti sul commento. Lo stesso formato lo abbiamo poi riproposto nelle storie. Gioco a calcio perché gli utenti rispondevano, qui se non ricordo male sono arrivate in un pomeriggio più o meno 18.000 risposte a questo sondaggio. Come avete visto è banale, non c'era niente di complicato. C'era un utilizzo, una bella foto e l'utilizzo di uno stickers che trovate tutti quanti voi a disposizione dentro le storie, no? Lo stickers per proporre delle domande agli utenti. Però era molto in target con il nostro pubblico. Quindi io la cosa che vi dico è che sicuramente dovete conoscere molto bene il vostro pubblico, per poi andare a proporre dei contenuti che il pubblico gradisca. Prima di lasciare la parola a Francesca e ad Alessio, giusto un attimo sul caso Finding Home, è una roba che mi è sempre piaciuta tantissimo, un progetto che ha fatto un po' di tempo fa il Time, che ha raccontato attraverso tutte le possibilità comunicative di Instagram, quindi sia il feed con le immagini e video, sia le storie, la storia di due famiglie di rifugiati siriani e dei loro tre bambini, e quindi loro hanno utilizzato ovviamente delle immagini molto molto belle ed hanno utilizzato un hashtag con il quale poi anche il pubblico, anche gli utenti hanno cominciato a segnalare al Time storie di questo genere, ok? Ed è venuto fuori una roba molto interessante, tanto che il Time gli ha dedicato un account proprio Finding Home, andando a raccontare dentro questo account quella storia e altre storie simili a quella, prodotte dagli utenti. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno verticalizzato un contenuto, l'hanno proposto agli utenti e hanno ricevuto dagli utenti contenuti. Questa è un'altra cosa che vi volevo far vedere. Guardate la cura estrema che hanno utilizzato nelle storie, a parte, diciamo, la qualità del materiale fotografico, però
vedete anche la, proprio lo storytelling, no? E come è stato realizzato, ci fa capire che è tutto estremamente curato e non c'è niente che è lasciato al caso. Poi qui vedete anche il link, lo swipe up, vedete? Eccolo qui, perché avevano ovviamente più di 10.000 follower sul profilo, d'accordo? Allora, gli hashtag, diciamo, li possiamo definire come aggregatori tematici. Quindi, qual è la funzione di un hashtag per l'utente? È facilitare all'utente la visione di contenuti che hanno a che fare con un tema specifico. Ok? Come li utilizziamo su Instagram? Li utilizziamo solitamente alla fine del testo, poi adesso c'è chi li mette dopo un po' di punti per lasciare spazio, c'è chi li mette nel primo commento, c'è chi vi dirà che ne hanno messi sempre 30, chi 10, secondo me sono un po' delle cazzate, no? Se posso, questa cosa di mettere 30 hashtag, eccetera. Dovete utilizzare gli hashtag giusti, dovete utilizzare gli hashtag che hanno a che fare con quello che state dicendo, perché altrimenti andare a finire in un contenitore enorme che non ha nulla a che vedere con il vostro target e con il vostro argomento, a che serve? Secondo me a poco. Qua vi faccio vedere un utilizzo giusto degli hashtag, perché è sempre una schermata di un insight su questo contenuto. Grazie agli hashtag questo contenuto è stato visto 7.000 volte. Ciò vuol dire che è un contenuto su 10.473 impression. 7.000 volte è stato visto grazie agli hashtag. Quindi che cosa significa? Che quel contenuto aveva dentro un hashtag, degli hashtag che erano messi bene e soprattutto erano, come dire, in linea, in target con quello che era l'argomento. Quindi io direi che potete evitarvi quegli hashtag tipo like for like e roba di questo genere qua. Mojo Ita Fest. Mojo Ita Fest. Che lo usi a fare Instagram foto? Io sono una ragazza neofita. Volevo capire. Allora, il discorso è che vanno utilizzati hashtag che abbiano a che fare con il contenuto che tu pubblichi. No, ma anche giornalismo ci sta bene, no? Per dirti Instagram foto? No. Ok. C'è un motore di ricerca? Te li puoi andare a cercare per trovare quelli più correlati rispetto a uno mezzo. Guarda, allora ci sono dei sistemi esterni alla piattaforma. Ale, come si chiama? Oddio. No, quello per più banale, per cercare gli hashtag correlati. Bravissimo. Esatto, cioè ti dà hashtag fy.com, credo. .me. Ti dà gli hashtag correlati. Se la domanda era partendo da un hashtag, me ne trovo altri correlati, giusto? Allora, hashtag film.me non lo so se vale pure per Instagram. Noi per la ricerca degli hashtag correlati utilizziamo Talkwalker, che è una Talkwalker, però è una piattaforma a pagamento.
Free, sì, se no devi puoi partire anche tranquillamente dal adesso qui non so come fartelo vedere, ma dal campo di ricerca di Instagram, e ti vai a cercare, puoi cercare anche per hashtag lì. Parliamo di un account che si occupa di moda e stile, perché no? Deve avere a che fare con te. No, mi sa che sì. Sì, beh, tu quando vai a scrivere ti appaiono gli hashtag che iniziano con Mojo, per esempio. Eccolo qua, vedete? Cercando Matteo Renzi, ovviamente fatto a caso, no, non mi assumo la responsabilità della ricerca. Qui trovate tutti gli hashtag che sono stati utilizzati su Instagram, e una cosa interessante è che trovate sotto anche la quantità di post che hanno utilizzato quegli hashtag. Quindi noi sappiamo che per esempio Matteo Renzi è stato utilizzato 18.000 su 18.400 post, no? Matteo Renzi chef, mi piacerebbe tanto sapere per chi l'ha utilizzati, meno di 100 post. Ok. Ma chi è che lo decide se un hashtag è fake o no? No, per esempio, togliendo Renzi, no? Mia figlia voleva fare un hashtag delle scarpe me contro te, per dire, voleva linkare, ha visto che bisognava linkare queste scarpe alla pagina loro, solo che quando sono andata a fare l'hashtag me contro te, ce n'erano tipo 100, non riuscivo a capire qual era quello lì, me contro te, quello vero. Dovresti andare su solo profilo e vedere quale stanno utilizzando. Allora, però aspetta, tu parli di hashtag o di tag al profilo? Perché sono due cose diverse. Tag. No, in realtà il tag sono riuscita sull'hashtag, c'è un problema. L'hashtag è per sapere. Intendeva il tag, però io in realtà avevo messo l'hashtag. Ok. Allora, se la domanda è come faccio a sapere Mojo Festival che hashtag sta utilizzando, cioè qual è l'hashtag ufficiale, la risposta è andate sul profilo di Mojo Fest e vedete, di Mojo Italia, e vedete qual è l'hashtag che utilizzano di più per l'evento e utilizzate quell'hashtag lì, chiaro? Però non è che c'è una non esiste un hashtag fake, perché gli hashtag sono, diciamo, a disposizione di tutti, quindi dentro quel grande contenitore tutti possiamo andare ad inserirci contenuti. Devi andare sul profilo, chiaro. Una volta per un cliente mi è capitato una roba fantastica, hanno utilizzato per una campagna di comunicazione un hashtag che volevano utilizzare, ma questo hashtag era un festival, era stato utilizzato 2 anni prima da un festival erotico in Svezia, quindi c'erano una serie di contenuti dentro. E quindi in quel caso col cliente abbiamo deciso di cambiare il nostro hashtag, perché non volevamo che tramite le ricerche venissero fuori anche quei contenuti. Ok? Credo che avevamo. Vai, come no? Quello? Pronto? Sì? No, solo una specifica sulla ricerca. Questa qui è una ricerca testuale semplice. Per trovare tutti gli account che riguardano Renzi, sarebbe stato meglio cercare solo Renzi, perché così abbiamo filtrato altrimenti tutti quelli che usano Renzi senza Matteo. Ok, quindi consigliere sempre di fare la doppia prova, Matteo Renzi, Renzi. Infatti sono più alti. Ok, quindi state attenti che questa qui è una ricerca semplice, non intelligente. Quantità, cioè se mi sarei aspettata che mi avesse dato una sorta di classifica
diciamo che però chi poi... No, 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 sugli hashtag no, sono uguali per tutti. Però ti dà, per esempio, fa super... Allora, questo è sempre una questione di algoritmo. Tra le cose che vi raccontava prima dell'algoritmo c'è anche la, diciamo, la cosa più fresca, la cosa più vicina. Se Renzi va a Masterchef, e, non so, immagino, non lo so perché c'era quell'hashtag prima di... Ok, in quel caso lì, se c'è una cosa attuale, quell'hashtag va in alto perché è più attuale degli altri. Infatti Renzi a casa sta in basso perché è quando è scaduto il governo Renzi, è successo anni fa, infatti non sta... Indipendentemente dal numero di contenuti all'interno dell'hashtag. Chiaro? I parametri sono tanti per questo famoso algoritmo, tra cui questo della, appunto, dell'essere recente, dell'essere usato tante volte di recente. Poi ci sono dei sistemi più evoluti della ricerca dentro Instagram che vi permettono di sapere un po' più di cose, tipo se fate un giro su Talkwalker, che è una piattaforma, diciamo, a pagamento, ma ce ne sono altre, Spruce Social, Blogmeter, eccetera eccetera, sugli hashtag vi tirano fuori un po' più di dati, anche se ultimamente i rubinetti si stanno un po' stringendo, perché dopo il famoso caso Cambridge Analytica Facebook ha un po' chiuso la possibilità per le piattaforme esterne di andare a prendersi dei dati, ok? Quindi molte delle cose, molte delle informazioni che chi fa questo lavoro, diciamo, in ambito professionale poteva andare a scoprire prima, adesso non è più possibile andare a prendersele. Allora, se non c'è altro, Ali, sulle slide, non c'è altro? Ah, ok, vediamo quest'ultima cosa al volo. È possibile pubblicare un contenuto Instagram da computer? Cambiando il... No, se metti la visualizzazione... Sei troppo nerd. Per... Ok, allora, è possibile pubblicare da computer utilizzando o delle piattaforme esterne, mandami avanti... Tipo Hootsuite, è una piattaforma che vi permette di pubblicare contenuti Instagram da computer, programmarli, eccetera, eccetera. Oppure è possibile utilizzare quest'altra piattaforma che è stata, credo, la prima che permetteva questa cosa qui, che si chiama Hollypult, che a noi ci ha salvato tante volte la vita, perché immaginate dover gestire 75 account Instagram e gestirli tutti da smartphone. È un po' difficile. Oppure adesso c'è anche la possibilità di pubblicare da Creator Studio. Perché? Perché Facebook e Instagram, lo sappiamo, sono della stessa famiglia. Se andate a linkare, a unire la vostra pagina Instagram, con il vostro account Instagram con la vostra pagina Facebook, si creerà questo magico mondo chiamato Creator Studio, che sta all'interno di Facebook, nel quale potete andare a pubblicare i post, soltanto i post, non le storie, da computer. Oppure, se siete nerd, potete fare quella procedura che diceva il collega, di andare su Google Chrome e da lì fare instagram.com e poi pubblicare. Un'altra cosa che vi volevo dire: è possibile tecnicamente anche pubblicare da computer le storie. Però c'è un però: voi potete pubblicare le storie da computer e le potete anche programmare. Cioè io posso dire al mio sistema tipo Hollypult: pubblicami e programmami questa storia fra 3 giorni. Ma andate a perdere tutti i contenuti che trovate a disposizione nelle storie. Quindi i sondaggi, la possibilità di mettere il pin di dove siete, dimensionare gli utenti, eccetera eccetera. Cioè ci potete pubblicare soltanto o foto o video. Chiaro? Quindi sì, è possibile programmare e pubblicare da computer, però con dei limiti che secondo me a volte diventano importanti, no? Soprattutto per le storie sì,
per le storie, se pubblicate da computer, perdete, tra virgolette, chiamiamola così, l'interattività della storia stessa. Beh, come post puoi pubblicare, diciamo, foto video, quindi non c'è un'interattività, no? Il sondaggio c'è solo però nelle storie, e quello lo puoi fare solo se pubblichi tramite smartphone. Chiaro? E perdi anche i filtri, sì. Va bene, allora, direi Alessio Sgherza, Repubblica. Grazie. Allora, ha detto praticamente tutto tu, possiamo andare a casa. dammi il telecomandino, mi alzo anch'io perché se no non vedo quello che abbiamo fatto. Allora, fondamentalmente io mi sono portato, siamo d'accordo con Francesca, mi sono portato un po' di case study, di cose che abbiamo provato a fare che sono un po' diverse, e diciamo come tentiamo di usare le storie Instagram per veicolare contenuti. Allora, intanto a Repubblica ci siamo dati questa regola molto generale e piena di eccezioni: nei post ci mettiamo contenuti dove la foto è l'elemento principale. Non è sempre vero, ci sono tante eccezioni, l'ho detto, però diciamo l'idea è che Instagram nasce come il posto della fotografia, e quindi abbiamo detto raccontiamo nei post quelle storie dove l'aspetto visivo è predominante. Nelle storie invece siamo un pochino più liberi, e lì abbiamo, appunto, lo utilizziamo per dare più notizie in tempo reale e cercare di veicolare anche traffico sul sito di Repubblica. Diciamolo subito, Instagram ad oggi non è il posto giusto dove andare per portare traffico al vostro sito. Quello che si può fare è sicuramente, diciamo, la costruzione di un brand, fidelizzare gli utenti, interagire con gli utenti, ma se l'obiettivo è portare traffico sul sito, abbiamo detto, i post non ti fanno mettere il link, le storie ti fanno mettere il link, però i numeri sono ancora residuali rispetto a quello che può essere Facebook, in un rapporto di tranquillamente, cioè, non fatemi esagerare, 51 almeno. E quindi noi abbiamo fatto questa divisione di base, e di questo ci torniamo dopo, Allora, queste qui sono le nostre storie. Abbiamo deciso fondamentalmente, a differenza di quello che vi racconterà Francesca, di usare la grafica nativa di Instagram. Ci sono due filoni: chi decide, come abbiamo visto anche prima, chi era il Time, che fa delle storie molto curate dal punto di vista grafico, non perché le foto solo sono belle, ma anche il font utilizzato è molto appunto curato e richiama solitamente il font della testata per dare caratterizzare quella storia come un contenuto del Time piuttosto che del Corriere o del Sole. Noi abbiamo fatto una scelta diversa di cercare di utilizzare il linguaggio a cui l'utente è abituato nelle storie Instagram. Quindi quello che vedete lì non è il font di Repubblica con cui siete abituati a leggere i pezzi di Repubblica, ma sono i font predefiniti delle storie di Instagram. Avete visto, non abbiamo parlato, che quando create una storia Instagram potete scegliere la tipologia di font: classico, moderno, neon. Ecco, neon io non lo uso mai. E quindi noi abbiamo deciso di usare nelle storie la grafica standard per cercare di usare un linguaggio che per l'utente sia riconoscibile. Non voglio dire che sia la risposta giusta, ne faccio anche un discorso di semplicità. Facendo direttamente lo stile di Instagram ci risparmiamo la preproduzione esterna con altre applicazioni, con Photoshop, eccetera. Possiamo fare tutto da smartphone in maniera più veloce e dinamica anche. Però appunto sono due strade che si possono anche alternare, ma che uno deve scegliere come voglio comunicare, che tono voglio dare alle mie storie. Noi abbiamo scelto di, appunto, di usare la classica grafica di Instagram, anche giocando molto con i colori e facendo diciamo scelte a volte un po'
vedrete se vi è capitato, avete visto le storie magari con delle scelte un po' ardite nei testi e nei font. E queste qua sono tre storie degli ultimi due giorni, mi sembra, 23 settembre, degli ultimi giorni. Vedete, cambiano come colore, ma l'immagine cambia, che l'accompagna, ma fondamentalmente lo stile è quello classico di Instagram che vedete usare da tutti i vari influencer e utenti a cui siete abituati. Poi cerchiamo di fare un'altra cosa, proprio perché siamo, diciamo, un giornale, ci interessa molto stare sulla notizia, diciamo, per Repubblica è sempre stato, Repubblica.it è sempre stato un punto forte, diciamo, l'aggiornamento, essere sempre up to date. E per dare l'idea di un qualcosa di diverso alle breaking news, abbiamo creato questa grafica qui, che di fatto è un video. Ora qui non si può vedere che è animato, c'è anche la musichetta ansiogena. E ci siamo fatti questa grafica che tutti, diciamo, i membri del social desk hanno sul cellulare. In qualsiasi momento succede qualcosa, c'hai già un video pronto, lo precarichi su Instagram e basta scrivere il testo e mettere il link della notizia pubblicata sul sito. È estremamente semplice e estremamente veloce, quindi in qualsiasi momento, anche fuori dal turno, se uno si accorge che c'è qualcosa, lo può fare in 2 minuti e può mettere notizie. Farlo in questo modo ci permette di aggiungere in tempo reale gli hashtag. Un problema non è un video che giro sul momento, cioè lo precarico come se avessi scattato una foto, c'ho già il video. In questo modo possiamo aggiungere gli hashtag che servono in quel momento, cosa che magari se fai le storie con un'app esterna che ha un suo font, poi sei costretto ad aggiungere gli hashtag all'interno della storia o le emoji all'interno della storia e magari il font non è lo stesso, che può piacere, se dire non fa niente eccetera, però è una cosa che ci ha portato a dire meglio farla così. E questo qui è molto veloce, ci permette di essere molto veloci. Giusto per dire, queste qua sono il numero di visualizzazioni di queste due storie. Queste qui le vediamo perché io ho fatto gli screenshot come utente proprietario, altrimenti da fuori non si vedono naturalmente. E quindi questo qui è un, diciamo, è un utilizzo un po' diverso da quello che si vede per dare questo tipo di contenuti, anche perché spesso non hai una foto sotto mano per quel contenuto, rallenterebbe la produzione dover anche cercare la foto e ragionare, invece così molto velocemente e rapidamente. Che altro abbiamo provato a fare? Abbiamo provato ogni tanto, non quanto avrei voluto, con gli inviati in giro per il mondo a fargli raccontare le storie lì. In fondo la cosa bella di Instagram non è tanto questa, che è un utilizzo, diciamo, che ne facciamo noi, ma l'idea di Instagram è che se tu stai in un posto puoi raccontare. E quindi ad esempio Rosalba Castelletti, inviata in Ucraina per le elezioni presidenziali, quelle di maggio, sì, maggio, ha fatto dei video, quindi sul posto ha raccontato in piccoli video di 15 secondi la giornata elettorale, non tanto i risultati, ma il contenuto, la possibilità di essere lì e raccontare le storie di come si stava sviluppando la giornata elettorale in maniera presente. Ora, in alcuni casi anche l'inviato faceva le scritte, in altri casi ci inviava le clip di 15 secondi, le scritte, gli hashtag li abbiamo aggiunti in redazione. Quasi tutti gli altri casi. Sì. La maggioranza. Però già trovare il collega che si mette a fare anche questo, oltre a scrivere il giornale, scrivere il sito, fare gli audio per le radio, eccetera, è da premiare. Quindi spesso le fai mandare, poi magari anche le dica no, guarda, era 18 secondi, me la taglia, non puoi lasciare la frase a metà. Però diciamo, anche questo qui è un modo di raccontare con un linguaggio diverso, più, chiamiamolo moderno, diciamo più
più social, dai, non mi piace dire più social, ma l'importante è che ci capiamo, più immediato, a seconda per quel tipo di utenza che magari è più abituata a leggere e a interfacciarsi con il mondo con questo linguaggio qui. Quella è una bella domanda. Quella è una bella, è una bellissima domanda. Chiaramente questa qui è una sequenza di storie. Quindi nella prima dice, faccio un esempio, sto a Kiev, giornata elettorale, oggi si gioca il futuro del paese. Nella seconda presentava i vari candidati, quindi Zelensky è un comico, sfida Poroshenko, eccetera, e così via. Diventava una concatenazione di storie che raccontavano la giornata. E dipende. Io che cosa devi raccontare? La domanda è, ma la domanda vera è un'altra. In generale, quante righe è giusto scrivere sulle elezioni? Quante righe è giusto scrivere in un pezzo? Non c'è una risposta. Questa qui ad esempio era oggi della mattina, non lo sapevamo ancora che aveva vinto. È la presentazione del voto. Ti racconto perché è importante. Io non lo so qual è il numero giusto di storie, a volte ne abbiamo fatto, adesso li vediamo, dei contenuti per cui le storie ne abbiamo fatte circa 200, perché stavamo coprendo un altro tipo di evento ovviamente, qui mi sembra che fossero 5 o 6, più riprese la sera con il video del comizio del vincitore, per dare la conclusione della giornata, quindi non c'è una risposta giusta a quant'è il numero, secondo me è un mezzo comunicativo. Anche lì dipende qualcosa del tuo account, cosa sta facendo il tuo account e cosa vuole raccontare il tuo account. Posso aggiungere sì. Una cosa su questo? Ovviamente non è un'esperienza che riguarda l'ambito giornalistico, no? Però sul commerciale e sull'istituzionale, sai che, di che cosa mi rendo conto? Come faccio a capire questa cosa? Se ho uno stesso argomento, che spezzetto ovviamente in più storie, di solito dopo un po' mi perdo pubblico. Sulla stessa tipologia di contenuto. Quando mi sto perdendo pubblico capisco che quella storia è troppo lunga, se invece i numeri più o meno sono simili capisco che ho utilizzato un numero di pezzettini da 15 secondi giusto, ok? Però ripeto, secondo me anche esatto, non c'è una risposta univoca a questo. Quello che diceva Alessio è verissimo, cioè tutto, come nei giornali, dipende dalla notizia, cioè vince sempre il contenuto, non il contenitore. Quindi la prima cosa è quanto c'ho da dire, cioè la notizia quanto è importante, quante sfaccettature ha, quanto è complicata. E poi certo, più la rendiamo semplice, visto che il mezzo è veloce, rapido e adatto a un pubblico sempre meno abituato a stare a sentire una spiegazione lunga, meglio è. Arrivo, ma prima c'era... Allora, questa domanda è una bella domanda. Questa qui è quello che ho cercato di rispondere a monte. Noi a Repubblica abbiamo diviso un po' in maniera netta: se la foto è bella, semplifico estremamente, se la foto è bella va nelle post, se la foto è brutta o comunque voglio che qualcuno venga a leggere la notizia sul mio sito, va nelle storie. Però no, non c'è. I due è come avere due social paralleli, dicevamo con Francesca, tu con Instagram è come avessi tre social in uno, cioè una parte hai Facebook con la parte dei post, da un'altra c'hai le storie che sono una cosa tutta particolare e dall'altra c'hai Instagram TV che se volete possiamo dire che è YouTube, ma è un altro mondo ancora, e puoi usare anche la stessa cosa in due contenuti diversi, uno diventa una foto e va nel post e l'altra è una storia però ha un linguaggio leggermente diverso. Da una parte, scusa, se puoi portare link, se sei un giornale puoi anche portare un po' di traffico sul sito, sei costretto a scegliere le storie. Oppure gli intrecci, cioè per esempio se fai un contenuto, che ne so, un sondaggio, ma anche un quiz, per esempio, no? Noi per alcuni clienti facciamo molti quiz nelle storie, i risultati del quiz nell'ultima storia, diciamo, abbiamo pubblicato nel feed i risultati del quiz, oppure il contrario,
cioè nel post mettiamo sono usciti i gironi della nuova Serie A di calcio, vatteli a guardare tutti nelle storie, perché sono pubblicati tutti nelle storie, in questo modo intrecciamo. Sì? Sì, non puoi interagire, non puoi fare i sondaggi, non puoi... Cosa? Però è anche vero che magari tutti guardano le foto, non è detto che tutti guardano le storie tutti i giorni, scompaiono. Quindi... Beh, ultimamente no, su Instagram no. I dati ci dicono aspetta, proprio il contrario. Secondo me questo tipo di contenuti, anche se spezzettati, non è detto che debbano essere, cioè possono non essere autoconclusivi perché si parlano in sequenza. Se, sì, perché poi li vengono riprodotti in sequenza, quindi di fatto è come se fossero quasi un video unico, anche se c'era una piccola pausa. Anche tecnicamente non te ne accorgi quasi più, non ti salta, capito? Cioè se c'è una persona che parla e lo pubblichi in più pezzettini... Non te ne accorgi così più che passi da una storia all'altra. Anzi, lui stesso. Ascoltare, vedermi solo la terza per dire che se scendi la tutta. Compaiono in sequenza. Quindi quando tu apri la prima storia, vedi tutte le storie precedenti, tutte le storie successive che vengono pubblicate. Quindi le vedi in sequenza. Certo, se hai visto le prime due mezz'ora fa e arrivi dopo un'ora e vedi le ultime due, vedi solo le ultime due, però. Diciamo, hai già visto le altre due, vedere solo la terza e la quarta è credo impossibile. Ah beh sì, se mandi avanti però vuol dire che hai scelto di mandare avanti. No, aspetta, c'era... di solito queste cose qui le facciamo su cose più seriose. E quindi come cose più seriose hanno un interesse minore, perché purtroppo anche su Instagram i contenuti leggeri vincono, come in tutto il mondo, eh? Nel senso non è che pensiamo che invece nei giornali il grande raccontone funziona meglio, no, nel senso agli utenti i contenuti leggeri piacciono tanto e su Instagram questo non è un'eccezione. No, lo puoi, io forse eviterei di farlo allo stesso momento. Esatto, poi dipende dal... Voi avete scelto appunto di usare le foto belle nella parte delle foto, però niente vi vieta di usare la stessa foto anche nella storia. Magari sì, non lo fai contemporaneamente, però non diciamo... A parte le regole tecniche che avete visto prima, no? Come funziona, dove cliccare, eccetera, poi non ci sono vere regole, è molto creativo, un social molto creativo, quindi provate. Allora, direi andiamo avanti così almeno sì. Poi... Un altro esperimento che abbiamo fatto è usando la funzione che permette agli utenti di fare le domande e Repubblica risponde. E abbiamo detto, questi sono i temi della giornata, questo qui è un esempio un po' vecchio perché ultimamente non ne abbiamo più fatti. Fateci domande su quello che vi sembra poco chiaro. L'idea è sempre, magari noi diamo per scontate delle cose, no? E la gente arriva e dice: ma perché? Che era successo? Allora, che cosa vi sembra che su cui pensate che vi serve una spiegazione semplice, sempre in 15 secondi? E quella lì è la cosa difficile. E qui noi cioè, abbiamo ricevuto 100-120 domande ogni volta che l'abbiamo fatto. Tra le 120 c'erano anche gli insulti, giusto per essere chiari. Però molte erano effettivamente domande
legittime, alcune molto generiche che magari non c'era una risposta unica, però alcune cose che invece siamo andati a sceglierci, le cose che erano puntuali e spiegabili in 15 secondi, come avevamo detto prima, e le abbiamo fatto, quindi mettendo qual era la domanda a cui stavamo rispondendo, fondi della Lega si rischiano di crisi di governo, in 15 secondi cerchi di riassumere la questione e mettendo il link di un pezzo o un approfondimento su quell'argomento, dicevo, se vi interessa ancora di più potete andare a leggere qui sotto. E qui ad esempio abbiamo fatto, si rischia la crisi di governo, le conseguenze del provvedimento contro Orban, i fondi della Lega, l'approvazione di Trump e quanto tempo ci vorrà per la ricostruzione del ponte. Ogni risposta sono sempre 15 secondi. Noi abbiamo detto fateci le domande la mattina, ne sono arrivate un po' e nel pomeriggio abbiamo scelto 5 o 6 per dare queste risposte. Primo voto, vabbè, vado veloce, questi sono tutti i sistemi per progetti che abbiamo usato per coinvolgere i lettori. Primo voto per le elezioni europee, cioè, erano le elezioni europee queste? O no, era le politiche l'anno scorso? Ho un voto di memoria. Abbiamo coinvolto un gruppo di ragazzi che ci raccontavano ogni settimana il loro primo voto. Erano tutti diciottenni e raccontavano vari elementi del dibattito politico, ad esempio qual è il pantheon politico di un diciottenne, e c'erano questi 6-7 ragazzi che ci raccontavano con le loro storie Instagram quel giorno come loro la vedevano su questo argomento. Oppure, sempre con gli studenti che sono, diciamo, gli utenti nativi di Instagram, li abbiamo ospitati alle fiere dell'editoria dove ci siamo presenti con uno stand, ad esempio a Più Libri Più Liberi, e loro per tutto il giorno raccontano gli eventi dello stand, raccontando con il loro linguaggio sull'account di Repubblica quello che succede sullo stand, e quindi fanno i sondaggi e loro sì che vedete come lo usano come se fosse veramente casa loro. Vabbè, avevo messo anche qualche numero che confermano quello che abbiamo detto prima, quasi uno su tre sono tra i 25 e i 34 anni, ma due su tre, quindi ben più della maggioranza, è tra i 18 e i 44 anni, quindi anche questo ci dà un margine ben preciso. 700.000 follower, siamo cresciuti in un anno del 77%, e questa qui è la copertura di un po' di storie e di interazioni. Non è vero però, anche se poi la gente vuole leggere i contenuti leggeri, che sono i contenuti leggeri quelli che ottengono la maggior parte delle interazioni, anzi le interazioni come i mi piace e i commenti sono maggiori su storie serie importanti, ad esempio l'11 settembre o l'incendio di Notre Dame, da quello che sia. Finito. Grazie Alessio. Allora, Francesca. Allora, anch'io imparo a usare questo coso e vi racconto una sfida, perché abbiamo detto che Instagram è un social che nasce, ma ancora tutt'oggi è un social fotografico, un social molto estetico. Abbiamo parlato di foto, dell'importanza dell'immagine su questo social network in particolare. Il Sole 24 Ore è un giornale di economia, non ha grandissime belle foto, non ha una tradizione di belle immagini. E allora abbiamo provato anche noi a fare il possibile per entrare in questo mondo. E questo appunto quello che vi dicevo, ci siamo chiesti come facciamo noi che non facciamo cronaca a poter stare su questo mezzo. La risposta iniziale nel 2015, quando abbiamo aperto l'account, è stata con i numeri. Sole 24 Ore appunto si occupa fondamentalmente di dati. E abbiamo iniziato, in maniera molto rudimentale, a fare degli screenshot col telefonino delle grafiche del giornale e pubblicarle. Quindi fondamentalmente scegliendo sempre i temi che potessero essere interessanti per quel target di cui vi parlavano prima i miei colleghi, perché chiaramente dobbiamo sempre valutare chi ci sta guardando. Su Instagram c'è un target molto giovane, per cui abbiamo sempre cercato di offrire informazioni che potessero essere utili, però era un utilizzo molto rudimentale, io dico facevano schifo, però insomma abbiamo iniziato così. Oltre alle infografiche utilizzavamo delle informazioni sempre prese dal giornale, creando delle rubriche settimanali. Quindi il mercoledì, dove c'era la pagina di lavoro, pubblicavamo, come si fa il puntatore così, pubblicavamo gli annunci di lavoro. La domenica, che abbiamo l'inserto di cultura, pubblicavamo l'aforisma, e ogni giorno abbiamo cercato per un po' di tempo di veicolare i contenuti del giornale su Instagram. Il grande limite era che appunto tutto materiale preso dal cartaceo
però era come, io dico sempre, come fare uno sport con un completino di un altro sport, cioè non stavamo giocando con le regole giuste. E allora abbiamo così, abbiamo deciso di cambiare, e nel 2018 abbiamo provato ad adattarci faticosamente, perché il Sole 24 Ore non è molto instagrammabile, abbiamo provato ad adattarci, e abbiamo provato ad adattarci così, ops, no, così. Siamo passati alle foto anche noi, le foto prese dalle agenzie, chiaramente, quindi dalle agenzie che il giornale ha a disposizione. Nel testo della didascalia abbiamo raccontato, abbiamo scritto la notizia, e abbiamo offerto delle immagini che potessero essere accattivanti, che potessero incuriosire il lettore, l'utente, che potessero farlo soffermare, quindi delle immagini belle che raccontassero però notizie, perché noi siamo un giornale che fa notizia, che fa informazione. Quindi ogni giorno abbiamo scelto più o meno, quasi sempre, compatibilmente col tempo, vi dicevo prima, io spesso lo faccio quando sono in bagno perché c'è tanto da fare al giornale, però abbiamo provato a raccontare l'economia così, con le fotografie. Poi abbiamo fatto uno step ulteriore, cioè ci siamo detti, aspettate che torno un attimo indietro, ci siamo detti, ma questi testi qua, che sono così piccoli, ma chi li legge? Cioè, siccome scorriamo tutti molto rapidamente col dito su questo maledetto cellulare, chi si sofferma veramente a leggere? Certo, la foto è bella, ma quanti si fermano a leggere? E allora abbiamo detto, ok, visto che non si fermano a leggere quello che c'è sotto, noi il testo lo mettiamo dentro la foto. Così vediamo se lo leggono. E abbiamo cominciato a fare una serie, questo è stato i primi esperimenti, quindi la notizia messa all'interno della foto, poi ovviamente sotto c'era una spiegazione ulteriore per chi voleva approfondire, però intanto tu, guardando la foto, avevi tre righe di informazione testuale che ti potevano servire. Questo appunto è stato il passaggio successivo che abbiamo con il quale abbiamo iniziato a usare un'app dedicata, quindi quello di cui vi parlava Alessio prima, cioè noi abbiamo deciso di lavorare non dentro Instagram, ma con un'app esterna, e poi passiamo materiali su Instagram. Questo, lo dico subito, richiede un doppio passaggio, quindi richiede tempo, ed è per questo che io vado in bagno a farlo. sì, adesso arriviamo anche lì. Quindi appunto, grafiche personalizzate, abbiamo deciso di utilizzare il nostro logo per essere riconoscibili, il nostro colore, e anche questo è un colore, un pantone usato dal Sole per le grafiche, quindi abbiamo cercato di brandizzare i contenuti, perché nella velocità con cui scorriamo il cellulare, ci siamo detti, magari mentre sei molto veloce ti rimane impresso che hai visto il logo del Sole 24 Ore, quindi associ quella notizia al Sole 24 Ore. Questo qua è quello che vi dicevo, cioè tante volte la gente dice, ah, l'ho letto, l'ho visto su Instagram, sì, ma quale account? Non lo so. Quindi abbiamo cercato di far memorizzare al lettore che quel contenuto fosse del Sole 24 Ore, questo l'abbiamo fatto appunto con, ops, sto facendo un casino, con le grafiche brandizzate, e con i colori, con il logo, eccetera, eccetera. Appunto, sempre la stessa cosa, questo è un ulteriore passaggio, perché abbiamo sperimentato varie grafiche, o meglio, molto spesso cambiamo la grafica, non nel senso di fare cose mischiate, ma ogni sei mesi, non c'è una scadenza vera, però ogni tanto la modifichiamo. Perché? Perché gli utenti online si stancano molto presto, si annoiano molto presto, vengono attratti dalle novità, dopodiché una novità diventa una cosa vecchia e non ti incuriosisce più. Allora, da quella grafica che avete visto prima, che vabbè, io sto facendo un gran casino, da questa qui, a un certo punto siamo passati a questa qui, sempre con i colori del sole, sempre con il font del sole, il font è caricato all'interno di questa app che utilizziamo per creare i contenuti esterni, quindi utilizziamo il nostro carattere all'interno di Instagram, il carattere del Sole 24 Ore, il carattere tipografico del Sole 24 Ore. E quindi abbiamo fatto varie evoluzioni della grafica, appunto, e continueremo a farle, è necessario farle. Qui ne vedete per esempio qualche esempio. Allora, questo era una tipologia grande testata, informazione all'interno della foto, e foto molto bella, diciamo, che potesse attirare l'attenzione dell'utente. Passaggio successivo, il logo si è rimpicciolito, il numero però è uscito dal testo, ma è esploso, e il testo è sempre con il nostro font. Passaggio successivo, che abbiamo inaugurato 2 giorni fa, quindi nuovissimo, il logo è sparito, perché il logo era una ripetizione, mi hanno spiegato che non bisogna ripetere 2 volte le stesse cose, perché comunque lo spazio è poco, il tempo di attenzione degli utenti è sempre meno, quindi
e quel poco tempo che loro hanno non gli devi dare due volte la stessa cosa. Quindi abbiamo fatto scomparire il logo, che tanto è qua, in tutti i post lo vedono, però abbiamo mantenuto il colore della cornice, che è il colore del Sole 24 Ore, il font, e abbiamo aggiunto questo colore fluo che diventa adesso il colore, insieme al rosa salmone, il colore caratterizzante delle nostre grafiche. Ok, sì, adesso ci arrivo. Ce ne sono tantissime, quindi io vi racconterò quella che usiamo. Questa è una premessa che faccio perché io non sono uno smanettone, quindi ho imparato a usare questa, so usare solo questa. Quindi, però vi faccio vedere quella che uso io, ma ce ne sono tante altre. Abbiamo appunto, questo è quello che vi spiegavo, che cosa abbiamo fatto con l'ultima riforma grafica. Abbiamo tolto il logo, mantenuto i colori si alternano. Storie. Allora, questo è il vecchio modello della storia che avevamo fino a 4 giorni fa, e questo è il nuovo modello della storia. In realtà, vedete, abbiamo inserito la cornice, abbiamo tolto questa banda qui, utilizzando quindi la foto a tutto schermo, e abbiamo tolto il logo, come vi raccontavo prima. Qui ho fatto queste cose che mi permettono di vedere che inseriamo lo swipe up, che mentre tutta la grafica è creata all'esterno con questa app che vi dicevo, poi cosa faccio? Carico questa fotografia che ho fatto, questa immagine che la carico su Instagram, e su Instagram inserisco lo swipe up di Instagram, e in questo caso qua ho inserito anche una gif animata che ci permette quindi di dare un effetto così un po' giocoso al video, di catturare un po' l'attenzione. Tu prepari nell'app la grafica, poi prendi questa grafica che è una fotografia e la carichi su Instagram. Esatto. Eccoci qua, per realizzare le grafiche noi adoperiamo questa app che si usa sia da computer che da cellulare. Io faccio tutto dal cellulare sul gabinetto, veramente, ed è un'app molto semplice che però ha una funzione, diciamo, potete usare tutti ed è gratuita. Però se tu per esempio vuoi caricare il tuo font, vuoi caricare il tuo logo, devi passare alla versione premium, quindi noi abbiamo fatto questo passaggio, però le prime grafiche che avete visto iniziali erano fatte con quello gratuito. Sì, sì, sì. Cioè, l'abbonamento Adobe. Esatto, sì. E questa funzione premium però ti dà anche, scusate, ho dato un po' di cose per scontato, poi magari dopo ci torniamo, ti dà anche la possibilità di prendere cioè questa fotografia qua è una foto dell'archivio di Adobe, cioè tu hai a disposizione un enorme archivio fotografico di foto molto belle che puoi utilizzare. Secondo me questo è importante perché stiamo parlando appunto di un social fotografico, di un social dove è l'immagine che ti fa fermare, poi dopo leggi il testo, sì, ma comunque sei catturato dall'immagine. No, l'archivio di foto... Ah, l'archivio di foto sì, mi sa. L'archivio di foto sì. Ma in generale nei social network, sì, in generale nei social network quando tu dai un contenuto, correggimi se sbaglio, che qua è un campo minatissimo, sì, tutto quello che noi diamo in pasto ai social network lo stiamo regalando. Sì, assolutamente sì, questo è un grosso problema. Rimane tutto in archivio. Nel loro archivio. Nel loro archivio. Credo fino a quando, ovviamente nel limite, nel rispetto delle impostazioni di privacy che tu hai utilizzato nel momento in cui hai caricato quel contenuto. Quindi se tu carichi una foto su Facebook e decidi che è visibile a tutti, no? Rimane visibile a tutti, ok? Se tu la cancelli, no, non è più visibile a tutti, però rimane nell'archivio di Facebook, sì. Una domanda. Ma tu non lo vedi che è nell'archivio, quindi non è che te ne accorgi. Francamente non lo so. No. Esatto, brava. Sì. Valerio. Nell'evoluzione dei post che fatto vedere del Sole 24 sì. Ore, all'inizio c'era molta più immagine e molto meno testo. L'ultima che vedo mi sembra molto testo e molto poca immagine. L'immagine è di sfondo adesso, infatti. Rimane sullo sfondo. Abbiamo scelto di... anche qua non è che ci riusciamo sempre, però abbiamo scelto di mettere belle foto perché comunque la foto attira, però noi
dobbiamo dare informazione. Se io ti do solo una foto, per me è un po' troppo testo. Allora, ci sono delle volte in cui è un po' troppo testo, sì, sono d'accordo, soprattutto quando metti il numero e poi dopo metti la spiegazione di che cos'è quel numero. Però devo dire che certe volte su certi temi è molto complicato semplificare, insomma asciugare il testo. Comunque tendenzialmente anch'io sono per i testi stringati, anche perché la gente secondo me non si ferma più, cioè legge mentre scorre. No, adesso te lo faccio vedere, sì. Allora, abbiamo detto che facciamo questa grafica con questa app esterna che si chiama SparkAdobe. Dopodiché carichiamo questa grafica, quindi carichiamo questa fotografia che abbiamo creato con le scritte da questa app, la carichiamo su Instagram. Per evitare di essere penalizzati da Instagram, perché Instagram, se tu pubblichi un contenuto esterno e non utilizzi i suoi strumenti, cioè l'algoritmo di Instagram ti penalizza, sopra l'immagine che abbiamo creato andiamo a inserire le cose di Instagram. Quindi facciamo i sondaggi, per esempio, quindi sopra la grafica ci appiccichiamo il sondaggio, lo swipe up, in quel caso là c'è un questo qui è un quiz, questo qui è un sondaggio, a un certo punto parte lo swipe up, partono anche queste gif animate, quindi sopra la grafica che noi creiamo esterna andiamo a mettere le cose di Instagram per far sì che l'algoritmo ci premi, si dice, si in qualche modo a Instagram piace che tu usi le loro cose, chiaramente. E questo rende soprattutto appunto da una parte l'algoritmo che ti premia, ma soprattutto permette l'interazione, scusatemi, io non so mai cosa premere, l'interazione con gli utenti, che per noi è fondamentale, perché come diceva benissimo prima Alessio, non è che ci interessi tantissimo portare traffico, anche perché non ci riusciamo quanto con Facebook, per esempio, ma ci interessa creare una community, ci interessa moltissimo entrare in contatto con questi nuovi utenti, questi giovani utenti, perché abbiamo visto le fasce di età sono molto giovani, però questi giovani utenti non sono i lettori. Io, scusate, ho questa deformazione professionale perché ho iniziato a lavorare sulla carta, quindi parlo sempre di... Cioè, i lettori compravano il giornale in edicola, lo sfogliavano, bevevano in qualche modo quello che il giornalista e la redazione gli aveva preparato. Oggi i lettori vogliono partecipare, quindi non vogliono solo leggere, vogliono giocare, dire la loro, quindi partecipare a un sondaggio, vogliono dire se sono d'accordo, scusate, ho fatto un casino di nuovo, vogliono dirti se sono d'accordo o meno, oppure vogliono provare appunto la famosa infotainment, quindi vogliono provare a giocare e mentre giocano imparano, si informano, ecco. E allora adesso vado avanti giusto. Ok, quindi questi sono gli strumenti di Instagram che utilizziamo sopra la grafica che creiamo fuori. Quiz, sondaggi, menzione dell'account del giornalista autore, GIF animate, come avete visto per lo swipe up, e altre GIF con parsimonia. Perché? Perché le GIF che trovate su Instagram sono molto giocose e, diciamo, non sempre sono appropriate a un giornale che comunque ha un brand da difendere. E in più perché la nostra grafica ci piace, è pulita, è in qualche modo esteticamente curata, a volte le GIF possono un po' sporcarla, quindi è una scelta estetica. Con l'ultima riforma grafica abbiamo introdotto anche questi carousel nei post, quindi questo qua è un post, quindi le foto, quelli che vedono anche chi non, che, insomma, che vedono su tutti nei quadrati sotto, scorrendo con il dito in orizzontale voi leggete una storia, leggete una notizia. Questo perché? Perché noi vogliamo che il lettore, alla fine di il lettore utente, non veda solo una bella immagine, non legga solo un titolo, ma in qualche modo alla fine di questa sua esperienza sui social abbia appreso qualcosa di più, abbia letto una notizia. In questo modo, se tu metti soltanto 3 righe, sì, è un titolo. Ti può dare poco, come dicevamo prima, su una foto non è che possiamo mettere tantissimo testo. In questo modo, con i carousel, su ogni foto posso mettere 3 righe, 4 righe, e alla fine, siccome posso farne fino a 10, alla fine ho letto quasi un pezzo intero. E questa grafica, come vedete, nuova, ha questa cornice, ha questa cornice che nella prima slide è a 3, ti fa capire che devi scorrere. In realtà, per capire che devi scorrere basta vedere anche qui sotto, che ti dice questo simbolo di Instagram, ti dice che andando avanti ci sono altre pagine, e la cornice ti aiuta a capire che se vai oltre trovi altre informazioni e altre foto. Aspetta che proviamo a far ripartire il video, così, cioè, così, ecco, adesso riparte, vedi, questa è la prima ed è aperta.
poi così è aperta sopra e sotto, cioè è chiusa sopra e sotto, così è chiusa solo sopra e sotto, così ancora e poi si chiude. No, ancora no. Sì, perché riparte subito, però si ok, poi si chiude a un certo punto. Eccola. Massimo a 10, sì. Esatto. No, sono foto. Questo qua scorrimento l'ho fatto io, ci sono io col dito, ovviamente non vedete il mio dito perché è un video fatto dal telefono, non so come si chiama la funzione lì. Si possono mettere anche video, però il video è un video, queste sono foto. Registrazione schermo. Registrazione schermo, esatto. Guarda, questa è dell'altro ieri, quindi non ti so dare dati. Sicuramente... Sì. Allora, no, secondo me no, soprattutto il lettore che ha questa cosa qua e ha 6 slide ha più informazioni del lettore che ne ha una sola. Quindi se il lettore vuole informazione ed è quello che vogliamo dargli noi, così ne ha di più sicuramente. Per esempio, se posso aggiungere una cosa, noi questo strumento qui, correggimi Ale se sbaglio, l'abbiamo utilizzato una volta per fare un'infografica orizzontale in cui siamo andati a unire tutti i pezzi della stessa immagine, no? Immaginati un'infografica molto orizzontale. Okay. E l'abbiamo data stando ovviamente facendo bene i conti con il cambio immagine, con i tagli, però era tutta un'infografica che scorreva in verticale, in orizzontale, è andata molto bene, ad esempio. Sì. Sicuramente l'algoritmo sa quante persone sono arrivate fino all'ultima pagina di questo carousel, quindi sì. No, in questo caso non è come le storie che ti dice quanti, però sì, loro ce l'hanno questi dati qua, loro ce l'hanno tutto. Che testo ci metti qua sotto? Ci metti un testo che praticamente, in realtà un testo più lungo della sintesi, cioè della somma di tutte queste... Sì, e poi mettiamo in genere anche, se vuoi leggere l'articolo completo vai sul sito del Sole, senza link in bio, assolutamente no. No, io link in bio, ma il link che trovate nella bio del Sole è sole24.com. Il carosello fai direttamente da Instagram o da Spark? No, carico da Spark. Tutta una grafica sempre di Spark. Ci sono sempre queste cornici, questo carattere, questo colore, è tutto precaricato su Spark. Io scarico le 4, 5, 10 foto che ho creato su Spark e poi le vado a caricare nella galleria, diciamo. Sì, però se intendevi se la funzione è di Instagram. Ah sì, la funzione, scusami, Instagram. Di Instagram. La funzione in realtà molti la usano semplicemente per una gallery fotografica, cioè oggi per esempio che ci sono le manifestazioni in giro, troverete decine di account che hanno fatto tante foto e quindi ti fanno vedere tutte le foto. Si chiama galleria ed è una funzione che ha due quadratini. Quando tu carichi una foto... c'è un'icona con due quadratini, se la creami là puoi inserire altre foto in quella immagine, cioè dopo quell'immagine. Sì, in ogni foto tu metti un testo. Dimmi? No, questa no, questa è... No. Assolutamente, questa la possono fare tutti, sì. Questa resta sempre perché non scade come le storie, la possono usare tutti. Assolutamente, sono 10 foto, potrebbero essere, abbiamo fatto una cosa del genere quando hanno fatto il governo, no in realtà non l'abbiamo fatta così ma potevamo farla, cioè tutti i ministri, ti scorri le foto e vedi tutti i ministri, in questo caso qua è un unico racconto ma tu puoi anche fare le foto della manifestazione in giro per Roma e scorri tutte le foto. Sì, assolutamente sì, sì. Non puoi, ovviamente non puoi farli votare, no, qua non c'è la funzione, qua è una stiamo parlando di post, quindi non ci sono tutti quegli strumenti aggiuntivi delle storie, però tu puoi vedere i cantanti in gara e nel testo sotto della didascalia dici quale preferisci, vai a votare sul sito taldeitali.com. Sì, anche 9 addirittura, puoi vedere tutto... Io li chiuderei. Anche io li odio, però magari qualcuno lo fa. Farei chiudere proprio. No, a me non piacciono però. E poi un'altra cosa, ho notato che quando da utente, che quando qualcuno mette queste carotelle, sì. Se tu non metti like all'immagine che ti fa vedere, continua a riproportela
Te li propone la seconda volta, la volta dopo che ci vai, sì. Sì. Sì, sì, e anche il like non è alla singola foto, il like è al carousel. Non vorrei dire una spiaggia, io ho questo account che ha per ogni foto un feed diverso che è il carousel. Facebook. Non da Instagram. C'è la funzione carousel anche su Facebook che però usano pochissimo. Instagram, perché ogni foto che scorre, per esempio, sì. Ah, bravo, sì. E noi non abbiamo budget. Sponsorizzate. Sì. Ci si arriva per i 10.000? No, no. Nella parte della parte delle foto e quindi della gallery e quindi dei carousel non c'entra niente il numero di follower che avete. Quelle funzioni che tu hai detto sono funzioni riservate ai contenuti sponsorizzati, cioè ai contenuti che tu paghi per mettere in evidenza a un determinato target che tu vai a scegliere. Lì puoi fare una serie di operazioni che sui contenuti non a pagamento, certo, non puoi fare, tipo personalizzare la caption, la didascalia per ogni immagine del tuo carosello, ma anche, te ne dico un'altra, abbiamo detto fino adesso che sul feed non c'è la possibilità di mettere il link, giusto? Nelle sponsorizzate si può fare. Puoi fare il like sulle foto puoi fare e il puoi link. Aggiungere anche il link, ok? Direi andiamo avanti, sì, poi così passiamo a Gio e poi facciamo, sì, allora, una serie di domande per tutti finali. Rapidamente, prima dicevo dell'importanza della diretta, noi abbiamo inaugurato quest'anno questa rubrica perché c'è la possibilità, oltre alle storie, quindi alle foto e ai video che vengono messi nelle storie, anche di fare una diretta. Noi non abbiamo tanti inviati, soprattutto non abbiamo tanti inviati smart che possano fare come fanno quelli di Repubblica, quindi le lezioni eccetera eccetera, però possiamo fare delle dirette dalla redazione e abbiamo questa rubrica che si chiama Stories di successo, in cui io intervisto degli imprenditori digitali, e la cosa diversa da tutto il resto delle interviste e dei video è che, essendo in diretta, gli utenti possono fare in diretta le domande all'intervistato, quindi in realtà io conduco l'intervista, ma le domande non sono tutte mie, molte mi arrivano, io le leggo dall'iPad, e quindi così è sempre un modo di far partecipare la community, quindi ancora interazione, ancora il lettore che può essere coinvolto attivamente. Queste cose che facciamo finiscono tutte nella IGTV, perché? Perché la diretta a un certo punto finisce, ovviamente, e dopo 24 ore scompare come tutte le altre storie, ma noi salviamo tutte le interviste nella IGTV, che a questo punto diventa un archivio televisivo on demand, quindi quando volete ve le andate a riguardare. Velocemente, sì, appunto, le carichiamo native, le carichiamo orizzontali con una sigla, e come avete visto prima c'era uno sfondo orribile verde dietro di me, perché quello è lo sfondo del green screen. Noi facciamo una post produzione, ci mettiamo una foto che ovviamente caratterizzi la persona intervistata, quindi sembra che siamo in una cucina, non siamo in una cucina, siamo in quello sfondo verde che avete visto prima, e la ricarichiamo qui. Sempre per creare la community invitiamo a segnalarci utenti, quindi io ogni tanto faccio dei video in cui dico chi vorreste che intervistassimo, segnalateci, la gente ci scrive un sacco, ovviamente ci sono molti che si autopropongono, però c'è molta partecipazione, la gente vuole dire la propria, ormai è abituata, grazie ai social, a poter partecipare, a dire la propria anche troppo, però se educati e se soprattutto rispondono, tu gli fai una domanda precisa, cioè chi vorresti che io intervistassi, allora la gente ti propone anche cose interessanti. Vado velocemente, altre cose che abbiamo fatto sono, come ha fatto Repubblica, fare una domanda, quindi abbiamo chiesto qual è secondo te la questione più urgente da risolvere nelle scuole, e sono arrivate anche a noi valanghe di risposte che abbiamo pubblicato tutte. Qual è il problema di queste cose qua? È che se tu chiedi alle persone, anche in questo caso, questo è un altro esempio, abbiamo chiesto che cosa chiedi all'Europa quando ci sono state le elezioni, la gente ci ha fatto i video taggando il Sole 24 Ore, però se la gente partecipa e tu gli dici raccontacelo e taggaci una storia, la condivideremo, poi la devi condividere davvero, cioè non puoi tradire il lettore, non puoi tradire l'utente, e mettersi a condividere 200 storie che ti arrivano è un lavoro, quindi si fa con parsimonia. Vai. Il problema è che tutti i tuoi 300-500 mila fan si troveranno 200 storie, esatto, di persone, esatto, quel giorno, quindi il tuo feed delle storie, la tua sequenza di storie sarà completamente cannibalizzata, sì, da
questi, esatto. E non è detto che a tutti interessi quel contenuto, quindi tu devi scegliere. Oggi lo faccio quel giorno ci lì tengo sotto le lezioni, vale decido che praticamente dedico le mie storie tutte quante alla condivisione di dar voce agli utenti che dicono la propria, però appunto è un po' un rischio. Poi abbiamo appunto utilizziamo molto i direct, nel senso che i lettori ci scrivono e io sul gabinetto rispondo. Questi sono i dati che però insomma sono più o meno uguali agli altri, tranne l'inversione del uomini donne. Repubblica ha molte più donne, ho visto prima, noi abbiamo molti più uomini, ma poco importa. Cosa importantissima però, questo sì che è importante, qua mi fermo un secondo e poi finisco. Visti questi dati di prima, quindi l'utenza, l'età eccetera, è fondamentale che io scelga quali contenuti prendere dal sito del Sole 24 Ore e mettere su Instagram. Perché? Perché se, torno indietro, se io vedo che la fascia di età 55-64 è bassissima, non metterò gli articoli su quota 100, sulle pensioni. Ai miei utenti di Instagram di pensioni non gliene frega niente, quindi devo valutare sempre fondamentale scegliere quali sono i temi da mettere su questo social, così come valuto quelli che sono da mettere su Facebook, così come valuto quelli da mettere su LinkedIn per esempio. Quindi ogni social network ha un suo dress code estetico, ma anche sue regole di contenuti. Questi sono per noi i temi che vanno meglio su Instagram, quindi politica, lavoro, scuola, tecnologia, quindi c'è chi sta ancora studiando, chi vuole entrare nel mondo del lavoro, moltissimo funzionano gli annunci, cioè gli articoli che raccontano Italo assume 300 persone, straletto, e tecnologia, moda, sport e business, motori, consumi vari, quindi economia. Ovviamente sono tutti articoli declinati in un certo modo, cioè anche i titoli che trovate sul sito del Sole 24 Ore. Se io prendo un articolo sul sito del Sole 24 Ore e decido che questo articolo vale la pena provare a lanciarlo anche su Instagram, molto spesso io quel titolo lo cambio, perché comunque il linguaggio del sito è diverso dal linguaggio di un social network. Basta, queste sono le mie informazioni. Allora, adesso possiamo un'ultima cosa, poi la facciamo dopo, la dico ora ma la facciamo dopo. Sì. Se qualcuno volesse vedere come funziona Spark Adobe, o in separata sede o se volete in diretta dopo ve lo posso far vedere, cioè come si crea una storia fuori da Instagram e poi si porta su Instagram. Guardate, se vi interessa così, dopo facciamo così. Adesso passiamo a Gerusso che fa delle cose fantastiche e io gli faccio i complimenti perché fa della roba incredibile che adesso vedrete. 10 minuti prima delle 5 ci fermiamo e facciamo un set di domande finali per tutti e la dimostrazione di Adobe Spark con Francesca. Vai Gio. E questo è lo sbatto principale, no? Avete 15 secondi, l'80% delle persone che ha un profilo Instagram, che è un influencer però principalmente, uso senza che uso obbligatorio. Ah, cazzo! Ops! Primo audio è stato. Quando un influencer prende l'Instagram, vede un altro influencer che aveva preso il suo Instagram e in 15 secondi cercava di parlare più veloce di 15 secondi per dire più cose. E però è sbatti, no? Ti faccio un esempio. Se tu ti rivolgi a un target e gli fai una domanda, ma il target non è fidelizzato, come va? Bene, grazie. Appena torni a casa stasera, familiare, figlio, amici, quant'altro, com'è andata la giornata? Non gli dici bene, grazie, no? Perché sei più fidelizzata, gli dai più informazione, giusto? Sì. Ok, adesso vi spiego questo prima di farvi vedere un po' di giochini, un po' al contrario. Il concetto è questo: se tu devi raccontare una storia in 15 secondi, devi sapere come sfruttarli questi 15 secondi. Quindi, secondo me, la cosa più figa è capire di che cosa vogliamo parlare. Io mi sono, diciamo, rubato, inventato, quello che volete. Si dice ruba come un artista, e quindi sì, funziona così. Ho inventato un piccolo schemino che è questo qua. Fase di teasing, fase di live e fase di follow up. La fase di teasing è tutta quella che precede qualcosa che sta iniziando. Voi siete da qualche parte a fare un servizio, pigliate il telefono e dovete contestualizzare, no? Quindi la prima story serve a dire dove sono, che succede, ok? La seconda story magari è in live, calcoliamo sempre una decina di stories, io ne farei una di teasing, video, quella dopo fotografica, poi un po' di live in cui andiamo a prenderci momenti specifici, ok? Che può essere
se questo ora fosse in live, il momento specifico sono io che sto parlando, però deve essere alternato anche da voi che state guardando, voi che prendete gli appunti. Se andate sull'Instagram del Mojo, vedete alcune storie smontate. Queste storie smontate le creo tutte col telefono, con questa applicazione qua. E domani siete anche fortunati se venite qua, perché ho scoperto che quella di Luma Touch sono qui a fare i corsi, e questa è quella che io utilizzo. Allora, stamattina arrivo qui e dico, devo spiegare il mio lavoro, però e sbatti, perché avrò tipo meno di 15 secondi della vita reale, no? Nel senso, per spiegare queste robe a volte ci vogliono giornate intere, quindi devi capire come fare. Vi faccio vedere, io arrivo nella situazione e decido di fare delle riprese col telefono. Analizziamo la prima ripresa. Aspetta, questo è il video, non sentiremo l'audio. Questo qua è il video, ta ta ta, è il primo video, no? Che serve per far capire che cosa succede. Ok, chi sono, cosa faccio? Sono Gio Russo, 4 anni fa, sono rotto il cazzo di lavorare in agenzia perché capivo che come faccio a essere laureato e a gestire solo commenti, non mi piace stare in ufficio, voglio fare qualcos'altro. Allora mi mandano un evento, arrivo a questo evento, era ai tempi di Twitter, no? Dove, quindi dovevi fare questi contenuti tutti live dal vivo, c'era il fotografo, il videomaker, evento Nutella, mi fanno, ci fai una roba che mettiamo su Twitter? Ma io non... Io sono la chitarra, cioè non è che faccio video, capito? Avevo un telefono. E facciamo il videomaker, ci dà il video tra 4 giorni. Il fotografo ci dà le foto domani sera. E solo che noi cioè dobbiamo comunicare su Twitter, no? In real time. Allora loro mi dicono, ci fai una foto. Io non sono bravo a fare le foto. Quindi ho detto, provo a ottimizzarmi. Seguite ora il procedimento. Io vi spiego i social in un modo diverso, ok? E faccio fare questo giro qua. Dato che io ero in una situazione di totalmente sbatti, come potete essere voi ora, nel senso, non so come tenere, tipo, lei ora sta girando in 16 noni, ma se poi lo pubblichi in stories, sbatti, no? Allora devi rigirare. Cercavo anch'io avevo i tuoi stessi problemi, quindi devo capire, uno, dove va sto contenuto? Twitter, ok. Che contenuto vogliono? Una foto, ok. La mia foto farà sicuramente schifo rispetto a quella del fotografo. Quindi ho scaricato un'app che si chiama Hyperlapse, ok? Quest'app qua, senza averlo segnato, poi se volete vi do una lista intera di migliori app del mondo da provare, via. Però il concetto è, io non è che ti do l'app, capito? Non c'ho scritto infopoint dell'app, io ti do la parola chiave, ok? La mia ricerca delle app è solo sulla parola chiave. Io non cerco come montare video su Google, no, è smartphone, accorcio, editing video, ne scarico 5 e le provo. Le pago e poi chiedo il rimborso se fanno schifo, che si può chiedere il rimborso entro tipo le 24 ore, se avete Apple, report a anapp.com. Vabbè, comunque il concetto è questo, che a un certo punto prendo sta app e faccio un video. C'erano delle persone, quindi ho detto, secondo me può venire figo, ve lo faccio live questo video, così vi faccio capire che succede. La differenza tra un hyperlapse e un timelapse è che il timelapse è quel video che voi vedete tipo in quei grandi video di presentazioni, no? Dove c'è una camera lontana e tutti che si muovono super veloci, no? Quello è un timelapse. L'hyperlapse è stabilizzato, uguale l'effetto, però stabilizzato. Vuol dire che se tu cammini col timelapse e fai il video, si capisce una sega. Se tu invece lo fai con l'hyperlapse, funziona. Dato che comunque non è che il posto era tanto grande e potevo fare tanti video, no? Allora ho detto, ok, facciamo così. Utilizzo l'hyperlapse in un modo differente. Quello che io vi insegno è che io utilizzo un'app per qualsiasi cosa, ok? Cioè non utilizzo un'app due volte. Quest'app faccio solo questa cosa qua, con quest'altra app faccio altre robe. Guardate, allora, state al gioco? Giocate con me? Sì. Fidati di me, ok? Stai ferma così? Aspetta, no, siamo in vediamo. Non ho mai fatto video con un microfono in mano. Aspetta, però te lo tengo. Eh? Te lo tengo. Sei sicura? Sì. Ok, allora, ferma così. Quando io ti dico di cambiare espressione, tu fai quell'espressione e la mantieni, ok? Io dopo mi sposterò subito di qua. Allora, 3... Ferma così, faccia serio. Serio. Sorridi. Guarda la tua destra. Mettiti gli occhiali. Saluta. Al mio tre, voi vi alzate. 1, 2, 3. Stop. Fermi. E ti siedi lentamente, 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 lentamente,
Perché le faccio fare questi sbatti? Perché un hyperlapse funziona che ogni 6 secondi di hyperlapse, guardate il tempo che sta passando, ogni 6 secondi formano un secondo di video normale. Quindi se adesso andiamo a vedere il video che abbiamo fatto senza saper montare, magari, è un video molto veloce, in cui io però sapevo dove partire. Attenzione, allora, io dico sempre a mio padre, papi, o ti insegno io a fare i contenuti o mi fai perdere il lavoro. Perché mio papà magari pubblica su Instagram dei video a casa, fiera dell'elettronica, arriva video, non c'è un inizio, non c'è una fine. Quando voi, io non so cucinare, però ho visto gente cucinare dal vivo e so che ci vuole un po' di sale, un po' d'acqua, aspetti un attimo, arriva la pasta. Uguale per il video, ognuno di voi può imparare a fare video. Qual è il problema? Uno, ve l'hanno spiegato di merda, e due, sin da piccolo, se tu ci provi, ah, vuoi fare il regista? No. Però io oggi vi consiglio un'app per aiutarvi, perché non puoi imparare a montare così in un colpo. Però ve lo insegno in questo modo. Prima di partire con l'applicazione ci guardiamo un oh no, è partito YouPorn, raga. Raga, questo vuol dire che sono umano, no? Allora, è partito questo. Sentite qua. Vi faccio vedere ora un trailer. Quello che mi aspetto da voi. L'obiettivo di questo trailer, qual è l'obiettivo di un trailer? È di incuriosire, no? Portare l'utente a guardare di più. Adesso noi ci guardiamo un contenuto che ha un obiettivo. Nel senso, se non hai un obiettivo, per risponderti alla domanda che dici prima, cosa faccio in 15 secondi? Che ci sta, però non ci sta. Perché se tu sai che vuoi andare a fare un servizio, più o meno, facciamo un servizio a Roma, adesso ci sono tutte le robe via. Oggi c'era, sono arrivato col treno, un casino. Dove? Dove? Un'immagine che contestualizza il dove? Fatto. Subito dopo. Un'immagine che fa vedere quello che succede? Persone. Fatto. La protesta però va raccontata da punti di vista differenti. Un conto è se io faccio un video così e basta. Ma guardate cosa cambia. Se io adesso utilizzo questa app qua, guardate, lo faccio mentre sono al telefono. Quanto ancora? Ci siamo? Inizio un attimo la magia. Allora, la magia inizia così. Io so da dove partire, voglio partire con un dettaglio, ok? Quindi voglio prendere un dettaglio di qualcuno che scrive. E quindi ho scelto te perché siamo qua vicini. Ok, fammi vedere come scrivi. Guardate cosa faccio io. Mi sto avvicinando, non zoomo, io mi avvicino a cosa voglio riprendere. Ok, inizia a scrivere. E faccio un leggero movimento. Questa app è figa se volete imparare a montare video, perché ogni ripresa che tu fai te la monta nella stessa timeline. Cosa vuol dire? Che ogni ripresa che tu fai te la fa vedere poi nello stesso ordine. Quindi, a seconda di quanto tu pigi il pulsante rosso, avrai più riprese. Quindi, se tu stai tutto il tempo a pigiare il pulsante rosso e a muoverti, hai sprecato il tuo tempo. Se tu invece fai... Chi è che ha Samsung? Huawei. Ok, chi è che mi dà... Vi faccio vedere una cosa con un'app e una cosa con la Huawei. Allora, ho fatto una piccola ripresa. Adesso mi metto di qua e faccio una grande ripresa, no? La vedete? Sì. Ok, guardate anche che figa. Tac. Quindi, abbiamo un dettaglio. Abbiamo, chiamiamolo, un campo largo. Dopodiché ci serve però un relatore, ok? Pierluigi. Quindi Pierluigi c'ha il microfono. E io quello che faccio è mettermi in parla. Lorem ipsum. Fatto, ok? È bello. Io ho fatto questo. Adesso qual è il problema? Che ho fatto vedere che c'è la gente, però ci sono un sacco di posti vuoti, ok? Quando vado agli eventi mi dicono, Joe, questo evento è pieno di gente, poi arrivo, sono 20 persone. No problemi, basta stare stretti, raga, basta stare stretti, ok? Basta che, vedi già come cambia, perché non riprendo lì? Perché ci sono tre buchi vuoti e non voglio che, ah, siamo andati a sentire Gio Russo e mancavano 6 persone, ah, affanculo, no? Bravo Gio. Ok? Sui social, raga, siete voi a far vedere, la roba bella è che sui social decidete voi cosa far vedere, quindi vedete solo fare un po' furbetti a capire il punto di vista, Cinamatic, però attenzione, non cercatela ora, perché per Samsung non esiste, ma se voi avete Samsung e ancora non fate il mio lavoro, da oggi potrete farlo facilmente. Ok, era una pubblicità per Samsung praticamente. Ok, non serve un'app, aspetta, facciamo così. Ok, hey follower, look at. Yeah. Adesso accenderò un po' di vuoto e monto il video. Guardate cosa faccio. Nemmeno 15 secondi, metà video, lo vado a chiudere, tolgo tutti gli effettini del cazzo,
Volendo posso tenere l'audio, lo vado a esportare. Cinematico, lo vado a esportare. Quindi dice, però attenzione, io sto facendo un video in cui so che cosa vado a riprendere, ok? Non faccio più di 3 secondi, non faccio più di un quarto d'ora di riprese. Faccio un video, adesso molto buio per dove siamo, però va bene, ta ta ta, e l'abbiamo fatto. Sì, datemi un Samsung con la fotocamera. Ah, Huawei, se basta che... Ok, perfetto. Allora, il bello di questa telecamera... È già sul video? Ok, mettimelo tu sul video. Ok, grazie. Rifaccio lo stesso dalla fotocamera. La fotocamera del Samsung. Io odio sti telefoni, sono andato con Apple. L'ho scoperto tipo una settimana fa sta cosa. Una figata pazzesca. Se tu premi qua, poi lo metti in lo puoi mettere in pausa. Raga, è lo stesso meccanismo di quello, solo che quell'app costa 3 euro, qua ce l'avete all'interno del telefono. Lo rifacciamo, sei pronta? Ok, cosa scrivi? Scrivi tipo viva giù. Ho fatto 2 secondi di ripresa, ok? Ora faccio un carrello. Un carrello faccio. Ovvero, da qui che ho messo in pausa, ritolgo la pausa e mi muovo. Tac. Allora che mi sono spostato per di qua, ok? Non faccio un video in cui mi sposto per di qua. Che cosa vuol dire? Che se io vi sto parlando di come fare i contenuti e poi cambio tutto e inizio a parlarvi di come mai scelgo di vedere YouPorn piuttosto che YouTube, non cambia nulla, no? Mi spiazzo. Quindi lo storytelling deve mantenere una forma, ok? Quindi io lo chiamo montaggio serrato. Nel senso, ecco, qua c'è altra gente e la voglio utilizzare così. Quindi se lì mi sono mosso di qua, faccio queste riprese dove non si vede nulla, adesso non vedete nulla se non la testa del signore, dopodiché io però mi muoverò così, ok? Quindi che cosa faccio? Guardate, tac, 7 secondi di video, andiamo a chiudere la proprietaria del video, ok? Fai solo un cenno per dire se è carino oppure no. È carino? Aspetta, fammelo vedere. Sì, è carino. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto un video mettendo in pausa il telefono. Che cosa vuol dire? Che voi ora mi potreste dire, Gio, ma noi non siamo capaci però a fare video. Avevo un telefono, sì. Quindi io vi do un'app che si chiama Unfold. Chi conosce Unfold? No one? Voi la conoscete? Molto figa, vi piacerà un sacco. Allora, andiamo su Unfold. Qual è il problema? A me è una cosa che non piace quando... Sì, vado. E quando non mi piace quando un per gusti personali, nel senso, non mi piace che un brand utilizza un testo dentro Instagram, capito? Mi piace una roba un po' più pettinata. Quindi c'è Unfold. Unfold è super figo perché io gli do un titolo ad Unfold e lo chiamo Mojo. Tac. Adesso ho aperto la mia cartella. Guardate qui che cosa c'ho. C'ho un sacco di template. Che cosa vuol dire? Che io utilizzo questo template e ci metto il primo video che ho fatto stamattina, questo qua. E questo è il primo template. Il secondo template, dato che voi comunque dovete scrivere e raccontare storie, quest'app vi aiuta, perché se non volete fare un video montato, fate una ripresina, la mettete qua, cambiate il testo e ci scrivete. Come farlo ve lo imparate. Però è facile, nel senso c'è il testo editabile, via. Guarda quante ne puoi fare. Boom, anche quest'altra. Tu vai qua, ci metti, non so, questo video e l'altro video. 2 video, li fai partire insieme. Ok? Cioè, è un'applicazione molto utile per, diciamo, segmentare il vostro racconto dell'evento in fase di teasing, live e follow up. Voi sapete che avete queste, diciamo, questi template, queste linee guida e siete comodi perché dite, ok, oggi abbiamo imparato che dobbiamo fare 10. Gestiamoceli. Cosa facciamo di 10? Ne facciamo magari 2 di teasing? Però anche lì, raga, fare solo video è noioso. Bisogna alternare il metodo di comunicazione, ok? Nel senso che se io faccio un video a te che ti sto per fare un'intervista, qual è il teasing? Il teasing può essere, la faccio banale, una fotografia, ok? Quando io faccio video alle persone o li devo intervistare, non mi piace mai partire dal soggetto, perché comunque stiamo parlando di Instagram. Bisogna interessare e incuriosire. Mi piace partire da un altro punto. Tipo io parto così magari, aspetto un secondo e poi mi muovo, boom. Inserisco il soggetto nella ripresa. Se poi da qua voglio andare a un altro soggetto, mi muovo per così, ok? Non faccio così, così, così e così. Cioè voi con gli occhi non è che fate così, così.
Io so che è difficile, che uno dice io non ho mai provato a fare le riprese, ma voi oggi siete fortunati perché io vi sto dando delle indicazioni super facili. Fammi un video. Adesso il compito che ognuno di voi ha, Samsung ovviamente, perché sennò dovete scaricarvi l'app e via, è, allora, dato che il Samsung ha sbatti di spostamento, non puoi zoomare via, già ora stai sbagliando, stai già andando via a caso. Prendi un punto, parti da qua, prendi un punto che ti piace, aspetta, ferma tutto, allora già riprendevi, scegli prima un punto che ti piace, un'inquadratura che ti piace, che può essere magari questa, tac, metti in pausa e andiamo sulla tua amica, prendiamo tipo questo, tac, metti in pausa e poi facciamo tipo così, tac, pome, ok, non avete fretta di iniziare a dire ah, devo riprendere tutto. Piano piano, dal punto A, come ho fatto prima, no? Io mi sono arrivato qui, lo sapevo che cosa avrei fatto, ok? Uguale come voi, solo che voi quando scrivete storie o articoli, sapete qual è la struttura, no? È la stessa identica cosa, dovete solo cambiare il punto di vista. Che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio su dei brand. Vi sto facendo venire mal di mare questa cosa, a me sta venendo laterale. Allora, vado a lavorare per Camp Jeep, che è tipo un brand di auto, Jeep. Ok, adesso l'audio qua non ce l'ho, però vi faccio vedere. Appena arrivo, qual è l'obiettivo? Se una cosa non ha un obiettivo, raga, è tempo perso, ok? Vi faccio un esempio ancora più facile invece di farla sui social. Quando esci con una persona che non conosci, l'obiettivo principale è conoscerla, ok? Se dopo la conosci, quella lì è la parte di teasing, perché non ci stai ancora uscendo, sei all'appuntamento lì davanti al tuo pinello, eh? Quello è live, ok? Il racconto live di tutto quello che succede, che prevede da quando siete dentro, la prima battuta, ok? Due chiacchiere, poi te ne ritorni a casa, lei se ne ritorna a casa, e se entro sera ti scrivo un messaggino, tipo se sei fortunato vieni da me, oppure ciao, quello lì è un follow up, ok? Follow up, ricordare alla persona quello che è successo, no? Ti dice, oh, ti sei dimenticato di me? No, ti ho scritto. Pensala così, social. L'hashtag, vattela a pensare... Tipo io come anche li uso gli hashtag, non li uso per scriverci roba, perché tanto ormai la gente non è che sta lì a cliccare, però Instagram è una piattaforma user generated, quindi utenti come voi pubblicano cose. Come faccio io a trovare contenuti fantastici? Vado su Instagram, cerco degli hashtag, seguo quegli hashtag, tipo faccio un esempio di hashtag, digital art, andiamo a vedere, dai, aspetta. No, dai, vi faccio vedere prima la stories, così faccio un attimo pausa. Ok, questa è la story, qua c'è una macchina che sta entrando, ora è diventata rossa. Ok, questa qua serve a contestualizzare, brand. Questo è colore, sono robe che evidentemente non servono un ca per il racconto della storia, ma è essenziale, ok? Quando io ho imparato a montare, a parte non ho fatto nessuna scuola, mi sono visto un botto di Rai, servizi della domenica, no? Che partono per, non so, di raccontarti un evento, parte da... pianta, città, fighissimo, voglio farlo anch'io, e ti collega questa cosa, no, al racconto, quindi vedi, lo vado a rifare, vado a prendere dettagli, no, alterno momenti, tutto girato con l'iPhone, tutto montato con l'iPhone, perché? Perché è live, sono più veloce, ottimizzo, ed è figo, non importa, sono stronzate, tutte stronzate, è la storia che conta. Ti faccio vedere, guarda. No, guarda qua, guarda questo. Ce le ho, poi ve li faccio vedere, ma è tutto a mano, è come lo tieni. Ti faccio vedere, anche tu puoi farmi una ripresa stabilizzata, ma non ti serve lo stabilizzatore, ti faccio un esempio, guarda lì. Se io voglio arrivare, me lo tieni un attimo così, no, questo qua, grazie, ok, stai così, guarda Io voglio arrivare al microfono, guarda come tengo il telefono. Io il telefono lo tengo così, sono praticamente super vicino. Se adesso vedete come io riprendo e guardate la ripresa lì, sarà super stabile perché io sto ballando. Guarda, parto da qua. Tutto è diverso l'orizzontale. Stai fermo lì con lei. No, con questo qua stai fermo così. Stai fermo lì. Adesso devo cedere come... E ho... Lei ha detto una roba sensata. È passata un po' sottotono però la risposta. Lei ha detto una cosa sensata. Ha detto, in orizzontale è diverso, no? E ci sta perché... cambia l'inquadratura, no? In orizzontale posso permettermi di fare un'inquadratura così, in verticale no. Quindi devo sfruttare questo per far vedere l'attenzione, uso un soggetto. Adesso, stabilizzazione, perché, raga, non è la tecnologia, ok? È la storia. Oggi poi su internet vince la merda.
È inutile che fai la roba più... Raga, è così. Vince perché è quello che piace a noi. Non ci credo, io non ci credo che... No, no, ma io non ci credo che nessuno va a casa, arriva al pomeriggio, si siede e dice: ah, ora mi guardo tutte le stories di Chip perché sono interessato. No, dovete essere voi in grado di interessare me, che sto andando a fare la spesa e dico: ah, geniale, ma è stabilizzato, ma come ho fatto? È stabilizzato, è stato qualcosa? Vado a studiare, ti faccio vedere il video. Scusa, rifacciamo. No, tu però mi devi stare fermo così, non devi muoverti. Non importa, è un secondo solo. Guarda, guardate il video. Vedete un po' di lag, però... Guardate il tempo di lettura, però, l'inserimento, e poi andiamo sul signore. Boom! Zumba. Ehi, guardate. Ottimo! Perché l'ho chiamato? Per avere un'azione, perché se devo montare sto video, c'ho anche lui che si gira, quindi lo faccio tutto in slow motion. Accelero gli spostamenti. No? Vi faccio vedere. No, 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 l'ho ripreso normale, però ho ancora 2 minuti. Vai, vai. Solo 2 minuti, guardate. Vado qui. Allora, il concetto è che io, lasciate sto spazio qua, ve lo dicono domani, sto solo dicendo al video di essere verticale. Adesso non guardate il telefono, attenzione, ok? Guardate cosa faccio, gli tolgo l'audio perché non mi serve, clicco sulla clip e la rallento tutta del 30%. Sì, giusto. Che cosa vuol dire? Che se prima la clip era normale, ora è rallentata, quindi è proprio tutta super sbatti, no? Così. Lentissimo. Però guardate cosa sto per fare io. Io prendo questa parte qua, questa la elimino, la prima. Poi prendo questo spostamento qui. Appena arriva a 34, taglio, clicco la parte principale che era rallentata, la velocizzo di 6 volte tanto, e quindi l'effetto che ho è... Boom! Lo lascio, do il tempo di lettura. Adesso qua vedo un po' dov'è il tempo di lettura, arriva qui, quindi faccio così, elimino quel pezzo lì. Faccio così, tac. Velocizzo quest'altra parte. Guardate cosa sto facendo, lo so che sembra strano ora, però in realtà sto solamente tagliando. Sto solamente facendo taglia e velocizza, taglia e velocizza. Boom! Adesso qua lo faccio muovere un attimino. Sì, posso fare così. Boom! Taglio e da qua lo faccio velocizzare, quindi fa boom, questa parte qua la velocizzo, la tengo lenta così, tac, taglio questo, attenzione, io questo lo faccio veloce, adesso vi sembra strano, vi sembra strano e lo so che vi sembra strano, però prima di concludere, ecco guardate qua, poi ho chiamato il signore, guarda, appena l'ho chiamato, vado qui, tac, boom, si gira, tac, la chiudo, via. Ok, volendo posso fare solo anche così, tac, chiudo questa, e quindi la stories che abbiamo ora, magari è un po' lenta a un certo punto, vedi, io adesso, vedi, questo pezzo qua per me è troppo lento, quindi lo elimino. Adesso vi spiego perché, vi lascio solo con questa chicca che è divertentissima, ti prego per Luigi, fammela fare questa chicca, ti scongiuro. Prego. Questa è Luma Fusion, domani ho saputo che fanno un corso, allora... Io adesso vi ho fatto vedere nell'operatività come taglio un video che ho ripreso, ok? E voi la domanda è: ma perché lo taglia così velocemente? All'inizio vi ho detto che vi avrei fatto vedere un trailer, quindi un contenuto per obiettivo, no? Voi ora giocate con me, ogni volta che cambia la scena nella televisione, sarà muto? Perché bisogna farlo da muto questo esercizio, io oggi vi insegno il ritmo che uno deve avere, perché in 15 secondi il ritmo deve essere boom, 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 boom. All'inizio, se poi devi parlare, almeno fai un teasing super accattivante e poi 15 secondi dove parli, ancora super accattivante, quindi insieme, olè, battiamo le mani ogni volta che palle, allora vabbè, lo teniamo da qua, vi aiuto io. Allora, partiamo, ora, vai. Vai, vedete che sta velocizzando, ci sono più immagini, più inquadrature, e poi rallenta, ok? Fermi, avete visto? Ho fatto e rallenta, ok? Questo è il ritmo, quando voi vedete un Instagram story, se fate e
è perché vi hanno tolto il ritmo, cioè vi siete annoiati e siete andati avanti. Se voi invece fate stories accattivanti, e quindi vi lascio solo con la mia amica Diletta Leotta, ultimamente sto seguendo lei per fare i contenuti. Verticale. Eh? D'altronde costano troppo orizzontali, è tutta un'altra ripresa. Ok, qua vedete, io le faccio i video live, noi stiamo andando a un evento live, e lei praticamente, io le faccio qualche domanda, la faccio interagire, poi documento quello che succede. Ma da quando succede a quando io lo monto, passano 10 minuti nemmeno. Ok? Milan, qui vado lì, faccio una story dove contestualizzo che c'era il derby. Quindi prendo vari elementi, mi muovo, no? Corro, cerco cose. Oggi con lo smartphone puoi raccontare, devi sfruttare quello che hai qua accanto. Vedete, prima ho utilizzato un finto post che era qui, no? Per creare un contenuto. Il bello di oggi è che con tutte le app che ci sono, l'utilizzo di Unfold e quant'altro, dovete solo avere una storia, schematizzarla e ricordarvi queste cose qua. E poi ho finito, anche perché devo fare un sacco di pipì da prima, ma mi sembrava brutto, e quindi l'ho tenuto. Vabbè, qua altre robe, un sacco di link, robe bellissime. Ok, allora, prima cosa è il punto di vista. Più punti di vista hai, meglio è, ok? Più punti, è ovvio che se hai lo stesso punto di vista della stessa cosa è noioso, quindi punto di vista, più punti di vista ci danno il ritmo. Il ritmo ci serve per lo storytelling, ma ricordiamoci che ogni stories o post, raga, cioè non è che è meglio pubblicare una stories o un post, è la storia che vuoi raccontare. La stories è qualcosa che domani uno se ne dimentica, quindi io racconto la mia quotidianità, ok? Se però devo fare una roba super boom che voglio ricordarmelo, io penso al mio post di Instagram come, diciamo, gli epic, ok? Le cose epiche che mi voglio ricordare, come se fosse un album fotografico. Quindi veicolo un solo messaggio per stories, un obiettivo a stories, movimenti di camera, come ho fatto vedere prima, no? Col telefono tuo, sono stato fermo, poi mi sono mosso un attimino, poi ancora fermo, poi mi sono mosso... È ovvio che adesso che proverete farete schifo. Perché anch'io quando ho iniziato facevo schifo. Poi la forza di sbagliare, che hai l'evoluzione. Se non accetti il fatto che non puoi sbagliare, e l'evoluzione non arriva. Ma dato che fare video è fighi, perché potete imparare un nuovo linguaggio di comunicare, esprimere cose che prima non pensavate nemmeno lontanamente. E oggi nel 2019, clip brevi, non fate video di 15 minuti, perché poi te li devi riguardare per altri 15 minuti. E sai che sbatti? Riguardati un video che già hai ripreso da 15 minuti, no, piccole clip, sfrutta l'ambiente, se l'ambiente è scuro, lo mantengo scuro, non è un video che poi, sono stories, il racconto deve essere vero, originale, colore, quindi nel senso qua, che cosa sono gli elementi di colore? Questo è un elemento di colore, questo è un elemento di colore, noi siamo elementi di colore, e ultima cosa, si capisce quello che racconti o lo capisci solo te? E quindi quando uno dice ma cosa funziona, cosa non funziona, come ogni cosa va analizzato tutto, no? Stai con una persona per un anno, poi gli fai andiamo a convivere e dice se tu volevi andare a convivere allora analizzi la situazione e dici mi sa che lei non vuole, io forse sì, vado via, no? Quindi tutto deve essere chiaro, ok? Deve essere analizzato, ti dai un 3 mesi, che ne so, guardi come vanno le cose e al massimo cambi, ok? Al massimo cambi, però l'importante è provare. Voi vi mettete una storia chiara, vi do un esempio, come se fossi, voglio dirvelo come se fossi, voglio dirvelo e basta. Voi oggi tornate a casa, prendete i vostri iPhone e provate a raccontare attraverso 3 stories da qui al momento in cui andate a casa. Ci deve essere un inizio, uno svolgimento e una fine. All'inizio faranno schifo, ma è normale, perché poi saranno migliori. Ok? Bella, ciao. Grazie. Allora, facciamo un set di domande e poi in chiusura Francesca ci mostra Adobe Spark. Domande, domande. Lì su, in cima, vai. Io ho una domanda per quel ragazzo là. E il ragazzo lì è giù. Allora, portiamo un microfono su. Non è una domanda facile. Vai. Sì. Com'è che ti chiami su Instagram? Su Instagram ho messo il codice fiscale RSSGNN8924. No, vai Gio Russo. Non l'hai come segnato. Comprare, ma da. Capito? Non come, non come se mi compri in inglese, ma con la Y. Tu scrivi, vai su Instagram.
Scrivi B, Y, Joe, Russo. Vai, domande. Prego. Puoi portare via i contenuti, non puoi portare via l'engagement, cioè il coinvolgimento dei contenuti, ma a manina. Sì. Manina e pazienza. Prego. SEMrush forse non propriamente adatto per Instagram. Non lo so, facciamo un giro se avete voi. Guarda, ok, accendiamo i microfoni così dandone uno a Francesca, così almeno. Allora, noi utilizziamo Talkwalker. Quelli che conosco io sono Talkwalker, Blogmeter, Blogmeter. Spruz Social, non lo so, Francesca. No, noi come loro della Repubblica utilizziamo quelli che ci sono all'interno di Instagram, piattaforma. Quindi sì, quelli che trovi su Studio Creator, quindi sulla parte business. Guarda, dipende molto da che cosa devi fare. Cioè, per un'analisi, diciamo, generale, quelli vanno strabene. Se poi devi andare soprattutto per cose complicate con numeri enormi e analizzare tonnellate di dati e metterli in correlazione tra di loro, probabilmente andrai su una delle piattaforme che ti ho detto prima. Domande? Vai. Vai Alessio, prima tu. Fondamentalmente vale anche per Facebook. Il problema è che sono piattaforme praticamente ingestibili da moderare, nel senso che la quantità di insulti barra ironie barra commenti è così grosso che servirebbe più o meno una redazione altrettanto grande, ma non quella dei social, più o meno di quella di Repubblica, per starci dietro tutti i giorni. Quindi fondamentalmente noi abbiamo, per i contenuti interni sul sito, abbiamo una piattaforma di moderazione, ma sui contenuti sui social tendenzialmente non moderiamo, a meno di casi eccezionali, senza che tiriamo sfiga a qualcuno, muore qualcuno, allora inizia lì, partono gli hater, e in quel caso interveniamo e cancelliamo, ma altrimenti si lasciano lì fondamentalmente. Francesca, sì, poi dico una cosa? Aggiungo, noi non rispondiamo perché tanto questi qua abbiamo capito che non esce una spirale, quindi non serve a niente, la gente non è che comincia a ragionare se tu le rispondi in maniera pacata, per cui anche noi se sono eccessivi cancelliamo, altrimenti lasciamo lì, ma non rispondiamo mai agli insulti. No, un conto è nascondere, un conto è cancellare, sono due cose diverse. Sì, su Instagram no. Sì. No. Però io devo dire una cosa, ma magari è un caso particolare e comunque non è mai generalizzabile. A me la gente su Instagram mi sembra più educata. Ma guarda, l'abbiamo notato anche noi, anche se ho notato anche invece un peggioramento nell'ultimo anno. E quando il primo periodo che ci abbiamo messo più attenzione anche a questo, proprio l'avevamo definito un paradiso felice. Perché tutti sono, oh che bello che faccio i cuoricini, eccetera, vogliamoci bene. Adesso, l'ultimo anno, io follo, non ancora i livelli di Facebook, ma... Guarda, se posso aggiungere solo questa cosa, io su questo sono in parte in disaccordo, nel senso che per la mia esperienza, soprattutto politici, personaggi pubblici, federazioni sportive, banche, questa roba qua, noi invece il customer care, social customer care, lo curiamo tantissimo, ma perché sono in disaccordo? Perché il dato di partenza che hanno detto loro è che ci vorrebbero tante persone e formate per fare questo lavoro qui,
no? E invece purtroppo molte volte nei giornali chi fa questo lavoro è da solo o in un team molto stretto. Ti posso dire nel caso dei politici che se lo fai in modo serio, e ci sono tutta una serie di strumenti comunicativi e sociologici, risposte chiuse, risposte aperte, tutta un'altra serie di robe, io nella mia esperienza personale il 40% degli hater lo recupero o comunque lo rendo inoffensivo sulla community in generale, e poi do regole chiare, cioè la pagina, l'account ha una social policy, ti devi attenere a quella social policy. Se non ti attieni a quella social policy ti dico: caro amico o caro utente, stai sbagliando, ti prego di moderare il tuo commento, se non lo moderi entro 30 minuti lo cancello e ti banno. Di solito li recupero, poi ovviamente gli hater, quelli che stanno lì per romperti le palle e basta, non li recuperi, stanno lì, rimangono lì, li cancelli e facciamo quello esattamente che fanno anche loro. Però nella mia esperienza noi facciamo tantissima moderazione. È chiaro che con numeri enormi come quelli che possono avere Repubblica e il Sole 24 Ore questa roba è quasi impossibile se non hai una struttura che lo fa, e quindi devi capire se farlo è un interesse, un core business aziendale oppure no. Su Instagram no, su Facebook ci sono, ma ti posso dire per esperienza che contano poco, perché noi avevamo inserito una serie di parolacce enormi dentro una pagina, e però ovviamente non avevamo fatto i conti con i dialetti. E andare a inserire le parolacce in dialetto era difficile. Io facevo telefonate a miei parenti valdostani o calabresi, mi dai una lista di... oppure gli asterischi e tutta quella roba là, no? Che non riesci a... contenere. Prego, chi è? Vai. Quanti siete a curare per Repubblica, per il Sole, la parte social, e se avete libertà nella scelta dei contenuti, diciamo, cosa prendere dai siti e come giocarlo? Vado. Completa libertà, al netto di alcuni, diciamo, istituzionali che ovviamente ci devono essere. Però tendenzialmente sono anche quelle che poi, ma che ne so, facciano il fondo del direttore, ci deve stare, ma ce lo vogliamo che ci stia, ecco. Però per il resto completa libertà. Il team social di Repubblica adesso è composto da quattro persone più due collaboratori esterni. Noi siamo quattro a gestire quattro social network, e cioè quattro gestiamo tutto. Io mi occupo in particolare di Instagram. E sì, totale libertà, chiaramente non c'è nessuna linea guida, siamo noi che identifichiamo i contenuti in base a quello che ti dicevo prima, cioè in base al target del singolo social. Ritornate a parlare con la redazione o poi prende la strada sua? No, io prendo un articolo pubblicato sul sito. L'articolo è già sul sito. Io penso che quell'articolo sullo stadio del Milan possa interessare i miei utenti di Instagram, lo prendo e lo pubblico. Vai. Proprio per legarsi a questo, no? Chi invece è stato solo nel feed, che fa il lavoro di giornalista, no? Cioè la difficoltà di stare presso tutti i social insieme è quasi impossibile, se non è il lavoro solo non è possibile. Quindi che priorità si può dare, o se c'è un'interazione tra i social per far sì che uno funzioni da folder madre e poi poter agevolare il workflow per poi spiegarlo sugli altri. Allora, questo di splittare i contenuti, cioè di produrne uno e poi, se la domanda è questa, di pubblicarlo in serie su tutti, no. Io dico sempre, scegliamo una piattaforma, quella che è più adatta al nostro target, al nostro pubblico, ma quella piattaforma curiamola al 100%. Posso aggiungere una cosa? Vai. Il contenuto in sé, la storia in sé, se ci pensi, è un po' come il maiale, nel senso che non si butta via nulla, no, del contenuto. Se tu riesci ad avere una storia molto grande e la spezzetti, riesci a fare in modo che non metti lo stesso contenuto, non lo veicoli due volte, cioè non è lo stesso sulle stories, lo stesso nel post, lo stesso poi se lo metti da un'altra parte. Devi fare in modo che dici una cosa lì e poi l'altro va sul post e completa quella cosa lì. Ok, cioè parlaci, è come una mappa concettuale praticamente, te la devi provare a immaginare. Una mappa concettuale, dal centro c'è il tuo contenuto,
ti fai le domande e provi a dire ok, con questa domanda rispondo sulle stories, con questa domanda rispondo, cioè pensala proprio come non buttare via nulla del contenuto, ma non vuol dire che lo vai a replicare proprio copia and call, non in serie, ecco, anche perché il linguaggio è molto diverso, quindi purtroppo già solo l'idea di pensare il post di Instagram e lo mando anche su Facebook mi porta dietro gli hashtag, no, su Facebook gli hashtag non ce li devo mettere. Oppure ti porta dietro i tag che non sono più buoni su quell'altra piattaforma. Quante volte vedo questa cosa che mi fa impazzire, no? I tag portati da Twitter non sono più gli stessi dentro Facebook. Vai a citare un'altra persona, un profilo che non esiste. Quindi mai fare questa cosa. L'automatismo è la morte di queste piattaforme. Non automatizzate mai un contenuto e poi lo pubblicate su varie piattaforme. Prego. Abbiamo parlato solo di Striscio, di IGTV, contando una redazione piccola che quindi non ha un team dedicato, è consigliabile investirci qualche energia, se sì come, o meglio focalizzarsi sugli strumenti, diciamo, più tradizionali come Post e Stories? Dipende, ad esempio io ti dico che noi le Instagram e IGTV l'abbiamo... è messa molto da parte, non ci abbiamo le forze per farlo e abbiamo valutato che al momento preferiamo concentrarci quello che possiamo fare per Feed the Stories. È un linguaggio anche quello, potrebbe diventare quello centrale, superare i post e le stories, potrebbe non diventarlo, è una scommessa, non lo sappiamo al momento. Le risorse sono scarse e devi fare le scelte. Non credo che al momento sia una priorità, io direi. Sì, no, in realtà allora l'hanno semplificata moltissimo la IGTV, per cui adesso puoi da computer, per esempio, caricare video, puoi caricarli anche in orizzontale, quindi non è un grosso lavoro. Ovviamente devi avere un video, quindi se tu hai un video che hai fatto per il sito, ce l'hai già pronto, perché non metterlo anche sulla IGTV? Basta trascinarlo e lo butti dentro. Se invece devi fare una cosa ad hoc, forse sì, cioè richiede tempo e allora sì, in effetti concentrati più sulle stories e sui post. A livello di linguaggio, per come te non sono un linguaggio più immediato, più anche con altri termini, una testata giornalistica di qualcuno, nel momento in cui do una notizia, è meglio che mi adatto di più al linguaggio magari del mio target che mi segue su Instagram, oppure tengo il linguaggio della mia testata e non lo vedo a me? Allora, se quella notizia devo stravolgerne il linguaggio per metterla su una piattaforma, vuol dire che non è la piattaforma adatta. Quindi io non parlo mai su Instagram di quota 100, che probabilmente la gente di 20 anni non sa cos'è. Non è che mi metta a spiegare la pensione a 100 perché la parola non la capiscono, vuol dire che non è il posto giusto. Diciamo che ovviamente quello lì poi dipende dalla sensibilità del collega che è in turno, che valuta se quella lì è una notizia d'apertura, ma è uguale in un giornale, no? Cioè, c'è in turno, dà un rilievo a una notizia piuttosto che un'altra, uno spazio a quella notizia. E noi, in quanto diciamo giornale generalista, una serie di cose le diamo perché sono le notizie del momento, in quel momento ci puntiamo e ci sembrano rilevanti. È chiaro che su effettivamente su Chirac potremmo discutere quanto, però in realtà come abbiamo visto tutto il pubblico dei quarantenni Chirac se lo ricorda, quindi forse tutta quella fascia d'età lì invece potrebbe essere interessata. È stato un bel giocatore. No, un'altra cosa su questo, tutti i contenuti che sono su Instagram, anche su Facebook eccetera, sono misurabili, cioè tu puoi sapere un sacco di dati su quei contenuti. Questo ti permette di storicizzare quello che fai e dire se per una serie di contenuti su un certo argomento non sono andati bene oppure hanno fatto poco pubblico, poche impression eccetera, probabilmente quei contenuti li vai a mettere un po' da parte rispetto ad altri. Domande? Vai. E io avevo, c'è stato un momento che diciamo nel momento in cui avevamo più risorse noi facevamo ogni mezz'ora un post, mezz'ora dopo una storia, quindi un post ogni ora, una storia ogni ora, e sulla qualità diciamo che tendenzialmente la qualità deve essere tutta allo stesso livello, l'obiettivo è un po' quello, poi ci sono dei prodotti più curati
magari anche noi facciamo delle cose con prodotti, con programmi esterni, con grafica esterna, però tendenzialmente l'obiettivo è mantenere uno standard di comunicazione e linguaggio che sia stabile. Tutto, speriamo che sia alto, magari voi mi dite che è bassissimo, però l'obiettivo è mantenere una qualità, diciamo che quando c'è qualcuno in redazione, quindi partendo dalle 8 finendo alle 22, anche perché poi non c'è nessuno, non potendoli programmare di notte c'è proprio di difficoltà. Sì, non c'è un numero vero e appunto dipende anche da quello che fai, perché ovviamente questa è una cosa residuale rispetto a tutto il resto del lavoro che facciamo come social media editor, per cui quando abbiamo tempo tendenzialmente sì. Purtroppo è ancora, e questo lo dico perché, scusami, prendo un secondo, ma solo per dire che chi lo fa si rende conto che è un lavoro che richiede attenzione, richiede tempo, e anche molto studio, perché appunto come dicevamo prima le cose, bisogna essere innovativi, bisogna essere creativi, però purtroppo nelle relazioni c'è ancora poca attenzione da questo punto di vista, quindi molti pensano che tu stia giocando col cellulare. Guarda, per collegarmi a questo, io ho un'amica, no, adesso non facciamo i nomi della testata eccetera, che sui social è bravissima, un professionista impeccabile, ma i social di quella testata non mi piacciono, no? Li trovo poco curati, poco eccetera. Ma dov'è il problema? Che lei è da sola, anzi sono in due che si alternano. Chiaramente tutto quello che abbiamo detto e mostrato fino adesso, una persona sola per una testata che è, diciamo, nazionale, visitatissima, è poco. E quindi la copertà è troppo corta a un certo punto. Quindi molte volte quando vedete dei contenuti che non ritenete, diciamo, qualitativamente alti, è anche per questo motivo qua, perché purtroppo nelle redazioni i social sono ancora visti come qualcosa di... Ah, tu fai social? Vai. Io sono da giornalista, chiaramente. Mi interessa capire, c'è una sinergia con il corpo redazionale in questo senso? Cioè, oppure se sta tutto a voi portare avanti, diciamo, perché io ho iniziato agenzia del tempo in cui addirittura davano gli sms più digitali, una priorità dal redattore che entrava più 4, 5, 6, e quindi a quel punto si arrivava su un altare che si diceva, stiamo parlando di metà degli anni 2000, ecco, ma questo è ancora del film, non lo so. Ora, come funziona questo film? Come qualsiasi desk, hai un'autonomia e puoi decidere, a seconda dell'argomento, di interfacciarti con il resto della redazione. Però è chiaro che se devo rendere in una stories un argomento di cui non so nulla e chiamo il collega, mi faccio dare una mano. Oppure abbiamo visto prima degli esempi di colleghi che si mettono a disposizione dal taxi o dal treno, mandano 15 secondi di stories perché tu dici guarda, mi mandi una cosa su questa. E è chiaro, non è la quotidiana, non è così tutti i giorni, ci sono dei prodotti per cui lo puoi fare, ma diciamo il day by day di solito sei in autonomia, credo che più o meno sia questa la... No, soltanto una cosa, siccome appunto è appunto un lavoro impegnativo, si impara tutto, non tutti nella redazione sono capaci, quindi è importante che si affidi questo strumento, soprattutto se appunto è l'account di un giornale, non lo puoi dare in mano a uno che non è in grado. Per cui ci sono delle persone che hanno queste responsabilità, sì. Ma sono degli specialisti, sono degli specialisti. Io ho imparato, non sapevo fare niente, ancora oggi devo dire, non sono bravissima. Però. Per un giornale penso che sia, i social siano importanti, anche se non si dà tutta questa importanza. E quindi, come dicevi tu, diciamo, hai imparato così, diciamo. Sbagliando, come hai visto la grafica è cambiata perché io piano piano ho imparato cose. Cioè, hai sperimentato tu in pratica, non è che hai avuto un social media marketing, è stato scelto. No. No. Non sarebbe meglio, diciamo, prendere un esterno? Ma il problema è che è un lavoro giornalistico. Cioè, io sono un giornalista. Sì, pure io lo faccio, però so che non è gestito. No, nel senso, tu parli di social media marketing, cioè io non posso chiamare voi di un'agenzia a farlo. Il problema è di risorse, di numeri, non di professionisti. No, perché il social media marketing fa un altro mestiere.
Cioè, dovremmo lavorare assieme. Se io avessi un social media marketing con me, sarebbe una figata. Se avessi uno che mi fa i video, se avessi il gioco con me, sarebbe strafigo. Invece sono da solo. Specialista in quel senso, perché cioè, lui comunque non, cioè, non sa gli argomenti, esatto, le priorità, queste cose. Ragazzi, dico solo una cosa velocissima. Vai. È che questo lavoro cambia a una velocità vertiginosa. Tu poi chiama uno da fuori che ti dice lo stato dell'arte oggi, tra tre giorni non è più vero assolutamente niente, perché arriva in Facebook e cambia l'algoritmo e devi studiare tutto da capo. Quindi l'unico modo effettivamente per farlo, al di là di aggiornarsi, è studiare, stare lì, provare, vedere questo non funziona, perché non ha funzionato, qual è stato il problema. Quindi anche chiamare un esperto, l'esperto devi diventare tu facendolo. E sul fatto dei colleghi, il collega che vuole imparare viene a me e dice: senti, come la facciamo sta cosa? E io dico: meglio farlo così, poi sbagliamo insieme e poi si ricomincia. Ragazzi, mi dispiace stare qui a sentirvi per ore a chiacchierare, ma dobbiamo chiudere perché c'è il corso a seguire. Grazie a tutti, seguite i social di Mojo Italia, le slide, tutte le nostre slide saranno sui social nei prossimi giorni. Grazie.